Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ennesimo incontro organizzato dalla coalizione Cambiamo Agricoltura per stimolare un dibattito sull'attuazione della futura politica agricola comune post 2022. Questo incontro lo abbiamo voluto dedicare al tema degli ecoschemi, che rappresentano sicuramente una delle principali novità della nuova politica agricola comune, per come è stata licenziata proprio la settimana scorsa dal negoziato del trilogo. Come noto, la valutazione che la coalizione Cambiamo Agricoltura ha dato di questo processo di riforma non è positiva. Secondo noi, si doveva, fare di più e fare meglio. E purtroppo il trilogo ci ha consegnato un quadro che non è riuscito a correggere l'impostazione che era stata data dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle votazioni e pareri dell'ottobre del 2020. A nostro parere, la nuova PAC è una PAC poco ambiziosa e che non è all'altezza degli obiettivi del Green Deal e anche guardando solo la parte relativa agli ecoschemi, non c'è da essere molto soddisfatti, perché ricordiamo che di fatto gli ecoschemi andranno a sostituire l'attuale greening, che è vero che in parte verrà recepito dalla nuova condizionalità rafforzata, ma in realtà le modalità con cui questo è avvenuto hanno sostanzialmente indebolito quelli che erano gli interventi previsti dal greening. Citiamo solo il caso dell'EFA: il trilogo nella BCA 9 ha fissato al 4% le aree di interesse per la biodiversità, limitatamente ai seminativi. E anche guardando alla parte economica, ci aspettavamo sicuramente di più. Il Parlamento aveva dato un indirizzo, diciamo, più vicino alle nostre aspettative, non pienamente accolte, ma era sicuramente meglio della proposta, dell'ipotesi avanzata dal Consiglio europeo. È stata fatta una sorta di compromesso, anche se per i primi 2 anni lo stanziamento, diciamo, limite minimo di assegnazione di risorse per gli ecoschemi potrà essere del 20%, per poi salire al 25% negli ultimi 3 anni del nuovo periodo di programmazione. Siamo comunque al di sotto della quota del 30% che la PAC precedente assegnava al greening. Quindi partiamo da una cornice che, almeno come coalizione Cambiamo Agricoltura, non ci soddisfa. Siamo sicuramente molto, molto critici. Dico che l'onere della prova per dimostrare che questa PAC è in grado di affrontare i complessi problemi ambientali in particolare, ma anche quelli sociali ed economici delle stesse aziende agricole, spetta a coloro che hanno subito espresso soddisfazione per l'esito del trilogo. Chiaramente la partita si sposta adesso a livello nazionale con la stesura dei piani strategici, con quelle che sono però le limitazioni che derivano dall'accordo del trilogo a livello europeo. A nostro avviso ci sono ancora margini per poter far sì che il nuovo periodo di programmazione della PAC nel nostro paese dia risultati maggiori e migliori di quanto è stato fatto fino ad oggi, in particolare con l'ultimo periodo di programmazione. Quindi vogliamo rimanere fiduciosi sul fatto che il nostro paese abbia il coraggio di fare le giuste scelte e puntare a risultati importanti per la tutela dei beni comuni. Chiaramente
Chiaramente gli ecoschemi rappresentano un elemento importante del piano strategico nazionale, un po' perché rappresentano, come dicevo, un elemento di novità. Dovranno essere in grado, in qualche modo, di compensare la cancellazione del greening che, come è noto, non ha dato assolutamente i risultati sperati. Anche in questo caso, all'approvazione della PAC precedente eravamo stati molto critici rispetto all'impostazione del greening. Strada facendo, la situazione non è certo migliorata. Ricordo solo il mancato aumento dal 5 al 7% delle aree EFA collegate al greening. L'unico elemento di novità era l'introduzione almeno del divieto di uso dei prodotti fitosanitari nelle aree destinate, calcolate come percentuale delle EFA, ma veramente poca cosa rispetto a quello che servirebbe per arrestare la perdita di biodiversità e garantire degli interventi efficaci per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In gioco c'è anche la competitività delle imprese. Ebbene, ricordarlo, diciamo subito, per noi sostenibilità è sempre sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma siamo convinti che non ci possa essere sostenibilità economica senza una sostenibilità ambientale, e siamo convinti che tutti i sistemi agroalimentari dipendono dai servizi ecosistemici che sono garantiti dalla biodiversità, dalla natura in generale. Abbiamo spesso la sensazione che i decisori politici e il mondo agricolo non abbiano ancora acquisito piena consapevolezza dello stretto legame che esiste tra le attività agricole e il mantenimento in un buono stato di conservazione e di funzionamento degli ecosistemi naturali. Vogliamo sperare che nel piano strategico nazionale l'attenzione a questi temi sia alta. Noi oggi, con questo incontro, vogliamo aprire e stimolare in qualche modo un dibattito che, dispiace dirlo, ad oggi è stato per lo più assente da parte delle istituzioni e anche direi da parte delle associazioni agricole. Noi dal 2017 come coalizione stiamo proponendo momenti come questi di confronto e di dibattito. Dispiace dover prendere atto che non siamo stati mai invitati a confronti simili da parte degli altri attori che siederanno al tavolo di partenariato. Di questo ce ne dispiace, ma noi continuiamo in qualche modo a svolgere il nostro ruolo, se non altro di stimolo anche del dibattito. Dopo il 19 aprile, quando il Ministero ha annunciato l'avvio del tavolo di partenariato, non ci sono state sostanziali novità. Siamo tutti in attesa ancora del decreto ministeriale che dovrebbe concretizzare l'avvio del percorso per la redazione del piano strategico nazionale. E vogliamo sperare che a questo punto, chiuso il negoziato a livello europeo, non ci siano più ulteriori motivi di ritardo per attivare un dibattito e un confronto reale e non solo formale. Speriamo che ci siano le condizioni, perché il tempo che rimane per poter presentare alla Commissione europea la proposta di piano strategico è veramente breve. Entro la fine dell'anno dovremo arrivare a presentare una proposta di un piano che è complesso e di cui gli ecoschemi rappresentano solo una parte. Quindi entrerei subito nel merito del nostro incontro, dando la parola a Paolo Barbieri, che interviene nella sua veste anche di vicepresidente di Agroecology Europe. Voglio solo specificare che AIDA, che è l'Associazione Italiana di Agroecologia, è parte integrante della coalizione Cambiamo Agricoltura, che ha pienamente condiviso il documento che è stato presentato una decina di giorni fa da Agroecology Europe, e che la coalizione Cambiamo Agricoltura ha di fatto fatto proprio e adottato. Riconoscendoci nell'impostazione del documento di Agroecology Europe, abbiamo appunto voluto
aprire questo incontro partendo proprio dalla visione agroecologica degli ecoschemi, per poi avere poi dei punti di vista dei diversi attori diciamo, a cui chiederemo di dare il proprio punto di vista rispetto all'applicazione dei principi generali e ai contenuti degli ecoschemi. Lascio quindi la parola a Paolo Barberi e grazie a tutti per essere presenti e per seguirci attraverso i canali social. Grazie Franco, grazie a tutti, buongiorno e grazie per l'invito e per l'opportunità di presentare le idee che abbiamo sviluppato nell'ambito di Agroecology Europe come contributo alla strutturazione di una PAC che sia veramente in linea con la transizione agroecologica di cui tutti parlano e che è molto ben evidente nel Green Deal e nelle strategie che lo accompagnano. Due parole su cos'è Agroecology Europe. Agroecology Europe è un'associazione a livello europeo che è nata nel 2016 e che ha l'obiettivo di promuovere l'agroecologia come nuovo paradigma fortemente indirizzato verso la sostenibilità dei sistemi agroalimentari, mettendo insieme le tre anime dell'agroecologia riconosciute secondo la visione moderna di questo paradigma e che sono la parte scientifica, la parte delle pratiche, quindi gli agricoltori, i tecnici e tutti coloro che sono attivi nel sistema agroalimentare, ma anche la parte dei movimenti, quindi la società civile, le organizzazioni non governative e tutti coloro che sono interessati ad un modello sostenibile, di agricoltura. Questo che vedete è il sito, vedete anche l'indirizzo, quindi, potete, consultarlo per capire meglio come siamo organizzati e qual è il nostro obiettivo. Tra gli obiettivi di Agroecology Europe c'è anche quello di suggerire delle politiche, degli indirizzi per le politiche agroalimentari, principalmente a livello europeo. Siamo facilitati in questo dal fatto che la sede dell'associazione è in Belgio e quindi abbiamo la possibilità di interloquire direttamente con le varie DG e altri organi importanti per lo sviluppo delle politiche agricole. Nell'ambito di questo tipo di attività abbiamo deciso di focalizzare, tra le altre cose, l'attenzione proprio sugli ecoschemi. Il primo motivo è, come ha detto Franco, che gli ecoschemi sono un approccio nuovo, un qualcosa che non esisteva nelle precedenti versioni della PAC e potenzialmente sono molto interessanti per indirizzare la transizione agroecologica nel verso giusto. Tuttavia, non siamo stati soddisfatti dal modo con cui gli ecoschemi sono stati presentati, almeno in una fase iniziale. Mi riferisco, per esempio, al documento che la Commissione ha rilasciato nell'autunno dell'anno scorso e nel quale si presentavano quattro ecoschemi cosiddetti bandiera e tutta una serie di strumenti potenziali che potrebbero diventare ecoschemi. Questo documento ci è sembrato molto confusionario perché ha messo insieme singole tecniche molto puntuali, come per esempio la costituzione di fasce tampone a funzione antierosiva o di controllo del ruscellamento delle acque e dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari, assieme a veri e propri sistemi come l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agroforestazione o l'agricoltura di conservazione. Quindi non ci è sembrato, ci è sembrato opportuno cercare di fare chiarezza e quindi abbiamo lavorato nell'ottica di sviluppare una proposta concreta con l'obiettivo di fornire delle idee, delle raccomandazioni non solo alla Commissione ma anche agli Stati membri su come impostare, come sfruttare questa opportunità degli ecoschemi nella maniera migliore possibile e nella direzione giusta. Questo documento che vedete in versione italiana, la versione italiana è stata ultimata proprio negli ultimi giorni e sarà resa disponibile sul sito di Agroecology Europe prossimamente e sarà mia cura farvelo sapere. Questo documento in versione draft è stato presentato in un incontro con la DG Agri. Che è andato molto bene, c'è stato molto interesse da parte della DG Agri su questa idea e
e questo ci ha convinto ancora di più a cercare di diffonderlo e fare in modo che possa rappresentare una base per costruire concretamente un qualcosa di utile per quanto riguarda gli ecoschemi nell'ambito dei piani strategici nazionali. Allora, su cosa si basa questo documento? Innanzitutto sulla considerazione che è opportuno inquadrare la questione degli ecoschemi nell'ambito dei vari step della transizione agroecologica, e in questo senso abbiamo riutilizzato uno schema di transizione a tre fasi, cosiddetto ESR, dalle iniziali appunto delle tre fasi, efficienza, sostituzione e riprogettazione, che è una classica proposta della scienza della sostenibilità. È stato sviluppato a metà degli anni 90, noi lo abbiamo semplicemente riadattato in un contesto di transizione agroecologica, perché ci è sembrato un approccio molto interessante. Che cosa significa questo? Il primo step, l'efficienza, fa riferimento a quegli approcci o a quelle pratiche che fondamentalmente hanno l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'utilizzo degli input che si utilizzano in agricoltura, quelli di tipo convenzionale, come per esempio i concimi chimici o i prodotti fitosanitari di origine sintetica. Questo è sostanzialmente quello che fa l'agricoltura di precisione. Nella parte bassa di questo schema vedete che abbiamo posizionato lungo questo gradiente di transizione i modelli di agricoltura che attualmente sono vanno per la maggiore e che sono proposti come potenzialmente interessanti nell'ottica di una transizione verso una maggiore sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Quindi agricoltura di precisione può avere sicuramente la sua utilità, ma si ferma a livello del aumento dell'efficienza degli input. Altri modelli produttivi, come per esempio la gestione integrata dei parassiti o IPM, Integrated Pest Management, l'agricoltura di conservazione e in parte l'agricoltura biologica, hanno in larga misura un approccio di sostituzione. Si sostituiscono ad input convenzionali altri tipi di input, per esempio sotto forma di concimi, prodotti fitosanitari o tecniche di lavorazione del terreno, e in questo modo si cerca di andare verso una situazione di maggiore sostenibilità. L'agroecologia è il modello che va più oltre e si spinge fino al punto finale della transizione agroecologica, cioè la vera e propria riprogettazione dei sistemi agricoli utilizzando al meglio l'agrobiodiversità e quindi puntando fortemente sul legame virtuoso fra agrobiodiversità e servizi ecosistemici a servizio di una produzione sostenibile. Migliorando la fornitura di servizi ecosistemici possiamo ridurre anche in maniera forte l'utilizzo di input esterni, e quindi tutto questo comporta un riadattamento, una diversificazione dell'intero sistema produttivo in questo senso. Ora vedete che c'è un certo margine di variazione nella posizione dei diversi modelli produttivi lungo questo gradiente. Per esempio, che nel caso dell'agricoltura biologica ci sono alcuni esempi in cui l'approccio di sostituzione degli input è prevalente, ma ci sono anche esempi virtuosi in cui l'agricoltura biologica, se così possiamo dirla, su base agroecologica è già indirizzata verso una vera e propria riprogettazione dell'intero sistema. Questo è giusto per ricordare che sotto l'ombrello dell'agroecologia possono ricadere tutta una serie di modelli produttivi, alcuni ben noti, altri un pochino meno, come agricoltura biologica, biodinamica, permacultura, agroforestazione, la gestione integrata dei parassiti, abbiamo detto, la cosiddetta agricoltura a basso input, l'agricoltura conservativa, e anche il nuovo concetto di carbon farming. Ora, tutti questi modelli possono includere delle tecniche che hanno una forte base agroecologica, chi più chi meno, ma diciamo che potenzialmente tutti questi hanno un qualcosa a che fare con la visione agroecologica dell'agricoltura.
Quello che abbiamo fatto è prendere la lista completa di tutti i potenziali ecoschemi che sono stati suggeriti dalla Commissione europea. Li abbiamo innanzitutto classificati in quattro categorie, che sono quelle, vedete, indicate in azzurro, sulla base dell'ambito di applicazione. Abbiamo una categoria di gestione agronomica delle colture, gestione dei pascoli e degli allevamenti, gestione agronomica delle colture e dei prati e una categoria più ampia di gestione dell'ambiente. Nell'ambito di queste quattro categorie abbiamo poi ulteriormente classificato le singole tecniche sulla base dei servizi ecosistemici o agroecosistemici, per meglio dire, che potenzialmente sono in grado di fornire. Per esempio, nell'ambito della gestione agronomica delle colture, le tecniche che sono state proposte in gran parte si riferiscono alla gestione dei parassiti o dei patogeni. Nell'ambito della gestione dei pascoli e degli allevamenti, le tecniche mirano da un lato al miglioramento del benessere animale e dall'altro al miglioramento dei pascoli e così via. Nell'ambito della categoria di gestione dell'ambiente abbiamo incluso tre servizi ecosistemici che da un lato sulla base delle indicazioni del Green Deal e dall'altro sulla base dell'importanza che a livello planetario questi specifici servizi ecosistemici hanno, che sono la conservazione e il ripristino della biodiversità in senso lato negli agroecosistemi, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e l'impollinazione. Quello che abbiamo fatto è racchiudere tutto in questo tabellone, che ovviamente in questa diapositiva non è leggibile, ma non è questo lo scopo è semplicemente di darvi un colpo d'occhio sul lavoro che abbiamo fatto. Nella prima colonna c'è l'elenco di tutti i potenziali ecoschemi così come proposti dalla Commissione, e l'obiettivo era proprio quello di posizionarli in un contesto logico e in un contesto pratico applicativo più chiaro. E poi nelle colonne successive troviamo le quattro categorie di cui ho parlato prima, nell'ambito delle categorie i servizi ecosistemici, e queste caselle colorate rappresentano il posizionamento di ciascuna singola tecnica nell'ambito del gradiente di transizione, efficienza, sostituzione, riprogrammazione. Giusto per darvi un esempio, in questo caso penso che il grafico sia più leggibile, nella parte superiore abbiamo le pratiche integrate di gestione dei parassiti. Ce ne sono alcune, come per esempio l'introduzione delle fasce tampone nell'ottica di ridurre per esempio la deriva o gli effetti potenzialmente dannosi dal punto di vista ambientale dei pesticidi, che si situano come un elemento di diversificazione dell'intero sistema e quindi secondo noi appartengono alla categoria delle tecniche di riprogettazione, quindi il terzo step della transizione. Queste hanno un potenziale effetto sia sulla gestione agronomica delle colture e in particolare sulla gestione dei parassiti, ma anche sulla gestione dell'ambiente, perché possono impattare sulla biodiversità, sugli impollinatori e avere un contributo in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi tutte quelle le tecniche evidenziate in verde potenzialmente sono in grado di arrivare alla fase più avanzata della transizione agroecologica, cioè la riprogettazione degli interi sistemi. Quelle in azzurro, e qui vedete un esempio col controllo meccanico delle infestanti, invece sono una classica tecnica di sostituzione, cioè col controllo meccanico delle infestanti si sostituisce al diserbo chimico un altro mezzo non chimico di controllo, ma non si va più di tanto a riprogettare l'intero sistema in senso di, per esempio, prevenzione dello sviluppo delle piante infestanti stesse. Ci sono altri metodi che consentono di farlo, ma prendendo questa singola tecnica, secondo noi siamo a livello intermedio della transizione, non a livello avanzato. Nella parte bassa dello schema vedete alcuni esempi, cioè la classificazione di alcune delle tecniche proposte dalla Commissione,
che si riferiscono a uno degli ecoschemi cosiddetti bandiera, cioè l'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione, come ho detto prima, è principalmente una tecnica, un approccio con le sue tecniche che mira alla efficienza dell'utilizzo degli input. E vedete infatti che le tecniche che ricadono sotto questo ambito hanno un colore arancione che si riferisce al primo step della transizione. Quindi va anche bene, possono dare un contributo, lo ripeto, però è bene essere consci del fatto che ci fermiamo soltanto allo step iniziale della transizione agroecologica. Mentre invece, in questo caso, per esempio, la gestione della domanda idrica delle colture, agendo a livello di intero agroecosistema e anche di modificazione di elementi del paesaggio, è un ambito, un intervento che può ricadere sotto la categoria di agricoltura di precisione, ma è indirizzato ad una riprogettazione dell'intero sistema, per cui secondo noi merita di essere classificato a livello 3 della transizione. Spero di aver qualche modo, in maniera abbastanza chiara, esemplificato il nostro approccio. E dal punto di vista pratico, quello che proponiamo, una volta fatta questa classificazione, è di premiare gli agricoltori più virtuosi, cioè quelli che hanno il coraggio di spingersi più in là lungo il percorso di transizione agroecologica, adottando per esempio un fattore di moltiplicazione legato alla fornitura potenziale di servizi ecosistemici che è data dalla combinazione, in maniera ovviamente intelligente e su basi agroecologiche, di singole tecniche potenzialmente che potenzialmente possono entrare a far parte degli ecoschemi. Quindi, per esempio, se l'agricoltore sceglie due pratiche, le combina, e una di queste è legata al miglioramento della fertilità del suolo e l'altra è associata alla gestione dei parassiti delle colture, la nostra proposta è di adottare rispetto al livello base un coefficiente moltiplicativo di 1.2 dal punto di vista dei sussidi. Se i potenziali servizi ecosistemici sono 3, si dovrebbe applicare un fattore di moltiplicazione di 1,3, se sono 4 di 1,4, ma credo che abbiate capito l'idea è quella di, diciamo, incoraggiare gli agricoltori a ragionare in un'ottica di sistema, e l'ottica di sistema inevitabilmente presuppone di capire qual è l'interazione virtuosa tra le diverse pratiche, nell'ottica di andare verso sistemi maggiormente diversificati e che in quanto tali sono in grado da un lato di salvaguardare la biodiversità e dall'altro, attraverso proprio la salvaguardia della biodiversità, di aumentare la fornitura dei servizi ecosistemici. Questo è semplicemente per riposizionare i 4 ecoschemi bandiera che sono stati proposti dalla Commissione europea: agroforestazione, agroecologia, agricoltura di precisione, carbon farming, nell'ambito di questo schema di transizione ESR. L'agroforestazione, l'agroecologia e in parte il carbon farming, così come è stato proposto dalla Commissione europea, ricadono tra le pratiche o gli approcci che sono di riprogettazione del sistema. Una parte delle tecniche che ricadono nell'ambito del carbon farming sono tecniche di sostituzione, per esempio le lavorazioni ridotte in luogo dell'aratura, mentre invece l'agricoltura di precisione, così come è stata presentata dalla Commissione europea, è sostanzialmente un gruppo di pratiche che mirano esclusivamente all'aumento dell'efficienza degli input. Giusto per dare un'idea riguardo al IPM, alla gestione integrata dei parassiti, che ricordo è uno degli ambiti di gruppi di pratiche che è già normato a livello comunitario, e mi riferisco alla cosiddetta direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi o prodotti fitosanitari, che dir si voglia, che è sostanzialmente un obbligo per tutti gli agricoltori. Nell'ambito della gestione integrata dei parassiti possiamo identificare degli approcci che si riferiscono a ciascuno dei 3 livelli della transizione. Cioè, se noi utilizziamo
dei modelli previsionali o il concetto delle soglie di intervento per limitare l'utilizzo di insetticidi, per esempio, o fungicidi, stiamo adottando un approccio di aumento dell'efficienza degli input. Se noi sostituiamo ai pesticidi convenzionali dei biopesticidi o delle sostanze a minore impatto ambientale, stiamo ricadendo nell'ottica della sostituzione degli input, quindi il secondo livello della transizione. Se noi diversifichiamo l'intero sistema colturale introducendo fasce tampone, colture di copertura, colture che attraggono gli insetti utili che contribuiscono quindi al controllo biologico dei parassiti, siamo in un'ottica di riprogettazione dell'intero sistema. Quindi secondo noi questo approccio serve a chiarire qual è il punto di partenza e il punto di arrivo a seconda di cosa l'agricoltore è in grado o vuole fare. Per concludere, alcune raccomandazioni che abbiamo evidenziato nella position paper. Abbiamo tre raccomandazioni fondamentali. La prima è che è importante adottare un approccio di sistema per guidare la trasformazione dei sistemi agroalimentari europei veramente nel senso della transizione agroecologica. Non è sufficiente scegliere in maniera slegata da un contesto di sistema singole tecniche, magari semplicemente perché l'agricoltore ha più familiarità o si sente di andare incontro a meno rischi. Questa non è vera transizione agroecologica. Riguardo all'agricoltura di precisione, quello che vogliamo mettere in evidenza è che è un'alternativa limitata, cioè è limitata al primo step della transizione. Una adozione su larga scala dell'agricoltura di precisione può sicuramente portare dei vantaggi ambientali, ma non va a incidere più di tanto verso una vera e propria transizione o cambiamento del modo di fare agricoltura. È importante anche connettere le tecniche produttive con le misure socio-economiche e questo la struttura della nuova PAC è in grado di farlo, se ci sarà la volontà da parte degli Stati membri sarà possibile esaltare le sinergie tra gli ecoschemi, le misure agroambientali e climatiche del secondo pilastro ed altre misure, per esempio quelle che favoriscono l'insediamento in agricoltura dei giovani, quindi il ricambio generazionale. Sappiamo benissimo che molti giovani agricoltori sono più sensibili a questi temi rispetto ad agricoltori più attempati. Sugli Stati membri ricade la opportunità della flessibilità consentita dalla nuova PAC, ma anche una responsabilità di strutturarla in maniera che sia perfettamente aderente o il più possibile aderente agli indirizzi del Green Deal, della Farm to Fork e della Biodiversity 2030, le strategie di accompagnamento. Quindi c'è la possibilità, bisognerà fare in modo che ci sia anche la volontà politica di costruire una PAC di tipo sistemico e in questo senso gli ecoschemi possono essere molto importanti. E cosa intendo con PAC di tipo sistemico? Per esempio fare in modo che al di là delle misure che vengono scelte dai singoli agricoltori sia possibile ampliare la scala spaziale e temporale delle misure, favorendo per esempio la collaborazione tra aziende che sono vicine, quindi che compartiscono lo stesso territorio, perché parlando di servizi ecosistemici sappiamo benissimo che è a livello di una scala più ampia rispetto a quella aziendale che è possibile in alcuni casi aumentare la fornitura di servizi ecosistemici e quindi moltiplicare l'effetto positivo in senso ambientale delle misure. A questo livello sarà importante anche creare sinergie tra strutture che già esistono o stanno nascendo come i GAL, i biodistretti, le autorità di bacino, la gestione delle aree protette, per fare in modo appunto che mettendosi assieme e ragionando in maniera omogenea a livello di territorio si possa andare in una direzione migliore. Sarà importante creare degli indicatori di misurazione dell'efficienza degli interventi che siano collegati ai servizi agroecosistemici e anche in questo senso c'è un bel lavoro direi da fare. E come detto sarà importante differenziare l'entità dei sussidi in relazione
all'impegno dal punto di vista dell'impatto ambientale che è prevedibile, e proprio in questo senso va il nostro documento, ma al tempo stesso accompagnare questo con una semplificazione burocratica, perché sarebbe veramente un peccato che un approccio potenzialmente molto interessante e che è possibile mettere in pratica con la nuova PAC possa essere poi frenato semplicemente da vincoli burocratici. E con questo ho terminato e vi ringrazio. Perfetto, grazie mille. La posizione della coalizione Cambiamo Agricoltura rispetto agli ecoschemi riflette quello che ci ha appena illustrato il professor Barberi. Voglio solo sottolineare, prima di dare la parola al professor Frascarelli, che anche per la coalizione Cambiamo Agricoltura abbiamo bisogno di efficienza ed efficacia. Abbiamo bisogno di ecoschemi che non siano troppo complessi, che siano appetibili per gli agricoltori, ma tutto questo non può andare a discapito dei risultati, cioè dell'efficacia. Ricordiamo che gli ecoschemi devono dare risposte soprattutto alle due grandi crisi ambientali, che sono i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. E chiaramente sono misure volontarie per gli agricoltori, quindi bisogna mettere gli agricoltori nelle condizioni di considerare appetibili gli interventi che proponiamo, ma non possiamo costruire degli ecoschemi soltanto con l'obiettivo di dover utilizzare le risorse, dimenticando quali sono gli obiettivi concreti. Noi siamo dell'idea che l'approccio deve essere esattamente un approccio sistemico, come ci ha presentato il professor Barberi. Non ci piacerebbe ritrovare nel PSN ecoschemi troppo semplici. Preferiremmo ecoschemi diciamo un po' complessi, ma non troppo, che però consentano di creare delle sinergie e di puntare a dei risultati che siano risultati concreti e tangibili. Chiaramente bisognerà fare delle scelte di priorità, perché il vero nodo sono le risorse, e quanto è stato deciso dal trilogo a nostro avviso non ci aiuta. Ma l'Italia potrebbe decidere di andare anche oltre la soglia minima prevista dal trilogo. Detto questo, passiamo la parola al professor Frascarelli, che ringrazio per essere presente. Il professor Frascarelli è già intervenuto nell'incontro organizzato insieme a Fondazione Cariplo, e in quell'occasione ci aveva anticipato che avrebbe avuto molte cose da dire sugli ecoschemi, anche rispetto alle raccomandazioni che ha trasmesso la Commissione Europea. Quindi gli passerei subito la parola, perché so che poi deve lasciarci per un altro impegno. A lei, professore. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Ferroni per questo invito. Datemi conferma se si vedono le diapositive, se sentite bene la mia voce. Sì, tutto a posto. Allora, questo incontro è particolarmente importante perché viene proprio dopo la conclusione del trilogo, anche se alcune cose ancora non sono del tutto chiare, però ormai siamo arrivati al fatto che l'Italia dovrà fare delle scelte. Non abbiamo più l'alibi di dire Bruxelles deve ancora decidere. Innanzitutto, quando parliamo di ecoschemi, parliamo di uno strumento che sta all'interno dei pagamenti diretti della PAC. La PAC per l'Italia sono queste cifre che vedete in questa diapositiva, organizzate in tre strumenti. La maggior parte, 51%, vanno ai pagamenti diretti, sono 3,6 miliardi all'anno. Poi ci sono 417 milioni che vanno alle misure di mercato, quasi esclusivamente OCM vino, OCM ortofrutta, qualcosa sull'apicoltura e l'olio d'oliva, e poi abbiamo 3 miliardi di euro l'anno, chiaramente con una ripartizione lineare, 3 miliardi di euro l'anno che sono destinati allo sviluppo rurale, che comprendono il cofinanziamento. Ecco, nell'ambito degli ecoschemi sono all'interno dei pagamenti diretti. Ecco, i pagamenti diretti, come tutta la PAC, è oggi oggetto, come noi sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, di una decisione nazionale che deve essere diciamo redatta tramite un piano strategico nazionale.
Quindi tutti i tre strumenti, OCM, pagamenti diretti, sviluppo rurale, fanno parte di questo piano strategico nazionale che dovremo andare a scrivere da qui. Diciamo, in realtà il Ministero, AGEA, ISMEA sono già all'opera da un paio d'anni dal punto di vista di un lavoro preparatorio tecnico, ma le scelte dovranno essere fatte da qui a dicembre. E il fatto che il Piano Strategico Nazionale comprende tutti e tre gli strumenti è un grande vantaggio. Noi abbiamo criticato moltissimo l'Italia, ha criticato il Piano Strategico Nazionale per tanti problemi che crea al nostro paese, dato che il nostro paese ha una Costituzione che dice che l'agricoltura è materia delle regioni, è vero, però è anche vero che il fatto che si possa avere uno strumento che fa dialogare i tre strumenti della PAC, diciamo che questo almeno è un vantaggio importante. E vedremo che questo è importante negli ecoschemi, perché non si può separare quello che si decide nel primo pilastro con quello che si decide nel secondo pilastro. Le decisioni da prendere sono tante. Io ho messo solo due diapositive, ma non le illustro perché voglio essere breve e andare al cuore della questione, ma sono un po' preoccupato sinceramente, perché da qui a dicembre abbiamo decisioni importanti da prendere e non vedo richiamo Monteleone, che è intervenuto dopo di me, che Monteleone abbia in canna un metodo adeguato per prendere queste decisioni, perché vedo ancora si va a tentoni. È vero che l'Italia è il paese che esprime il meglio a volte nelle urgenze, però insomma non vedo un metodo adeguato per raggiungere queste decisioni. È vero che ISMEA, CREA e il Ministero hanno fatto un grande lavoro preparatorio, ma le decisioni da prendere sono tante. Io mi limiterò oggi a parlare degli ecoschemi, e quindi per parlare degli ecoschemi dobbiamo parlare dei pagamenti diretti. Questo schema lo conoscete benissimo, ma è utile richiamarlo. Attualmente i pagamenti diretti della PAC 2015-2022 è fatto da uno spacchettamento 4+1, pagamento di base, greening, giovani agricoltori, accoppiato e piccoli agricoltori. Domani ci sarà un pagamento di base che ingloba anche il greening, un pagamento nuovo che si chiama ridistributivo, il pagamento per i giovani agricoltori, il regime per il clima e l'ambiente, gli ecoschemi, che è l'oggetto di oggi, l'accoppiato e i piccoli agricoltori, quindi uno schema 5+1. Se noi andiamo a vedere quello che è stato un po' le decisioni del trilogo, perlomeno quello che sono riuscito a leggere, diciamo che tutti questi pagamenti, questi 5+1, dovranno essere presenti, sono praticamente obbligatori tutti e cinque, con una percentuale su cui dovrà esprimersi l'Italia, quindi ogni Stato membro, quindi una scelta del piano strategico nazionale, ma mi sembra che le percentuali siano abbastanza bloccate. Adesso non so che ne pensa Monteleone su questo, che ne pensa Ferroni, però noi andiamo che il ridistributivo, da quello che ho letto, sembra che sia fissato al 10%. Gli ecoschemi al 25%, da questo punto di vista è stata trovata una mediazione tra la posizione del Parlamento che voleva il 30 e la posizione del Consiglio che voleva il 20, con qualche flessibilità, comunque diciamo il 25%. Il sostegno accoppiato si può anche non fare, è volontario, ma figuriamoci se l'Italia non lo fa. Noi economisti diciamo spesso che l'accoppiato non è una misura efficace, efficiente, sarebbe meglio non farla, a parte alcuni casi particolari come potrebbe essere la zootecnia estensiva, la barbabietola, che hanno delle motivazioni ambientali e strategiche. Però figuriamoci se l'Italia non fa l'accoppiato. L'Italia ha sempre fatto la percentuale accoppiato più alta, attualmente abbiamo il 13%, io l'ho ipotizzata al 10%. Poi abbiamo interventi settoriali, trasferire delle risorse dai pagamenti diretti alle OCM per fare OCM nuove, nuovo OCM modello ortofrutta. Tutti dicono che bisogna farlo in Italia, fino al 3%, io ho messo per semplicità il 2%. Poi l'Italia ha fatto una battaglia sulla gestione del rischio per trasferire una parte dei pagamenti diretti alle polizze catastrofali, e quindi inevitabilmente lo farà. Se noi mettiamo tutte queste percentuali, per il pagamento di base rimane il 50%. Io l'altro giorno ero più ottimista, pensavo che fosse il 60%, ma in realtà
col fatto che il ridistributivo obbligatorio al 10%, vediamo che la percentuale del pagamento di base si riduce. Questo, se noi facciamo i conti in Italia, considerando che sono 9,7 milioni di ettari la SAU ammissibile pagata da AGEA, il massimale pagamento di ratti è 3 miliardi e 6, se diamo il 50% del pagamento di base sono 190 euro. Dobbiamo dire che 190 euro è meno dell'attuale base più greening. Grosso modo l'attuale base più greening per chi sta nella fascia più bassa dei pagamenti diretti. E quindi questo ci deve far riflettere, anche perché non dimentichiamo che questo sostegno di base si chiama sostegno di base al reddito per la sostenibilità. E questo ci ritornerò su questo concetto. Cioè diamo un sostegno al reddito in cambio del fatto che l'agricoltore restituisce dei beni comuni che sono inglobati nella sostenibilità, che sono finalizzati alla sostenibilità e che sono inglobati nella condizionalità. E oggi glieli paghiamo solo 190 euro. Questo per sentire un po' il pessimismo di Ferroni, no? Che lui vuole sempre tanto, è giusto perché fa il suo mestiere, però è anche vero che stavolta ha ottenuto tanto. Cioè, tenete conto che noi stiamo remunerando agli agricoltori 190 euro a ettaro per tutta la condizionalità, dove c'è anche la condizionalità sociale. È vero che tendenzialmente non ci dovrebbero essere dubbi che in Italia si rispettano i contratti di lavoro, ma comunque verranno controllati gli agricoltori anche sulla condizionalità sociale perché è stata inserita. Poi molti impegni del greening, è vero quello che dice Ferrone, dice ma le EFA non sono addirittura calate rispetto alla volta precedente, è vero, ma stanno all'interno della condizionalità con un pagamento che è molto inferiore di quello precedente. Quindi ecco, teniamo conto di questo fatto. Oltre a questo noi abbiamo gli ecoschemi, quindi l'ambizione ambientale di questa PAC c'è. È un grande passo avanti, si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva fare con meno compromessi, con meno mediazione, sì, ma non possiamo lamentare che non c'è ambizione ambientale in questa PAC. Non dimentichiamo che la PAC ha questa doppia finalità, sostegno al reddito per la sostenibilità. Gli ecoschemi, allora cosa sono gli ecoschemi? Lo sappiamo ma lo ripetiamo, sono un sostegno a favore di regimi volontari per il clima e l'ambiente, che devono essere specificati nei piani strategici nazionali e devono essere remunerati con un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per capo o per uva, questa è una delle novità che è uscito fuori anche dal trilogo, che sono quindi pagamenti aggiuntivi che servono per compensare parzialmente o totalmente i maggiori costi supplementari. Ora, se noi dovessimo dire quanto valgono gli ecoschemi, io quando l'ho spiegato a un agricoltore ha sbarrato gli occhi, perché voglio dire, se li facciamo in maniera lineare, considerando che il 25% per l'Italia sono 907 milioni, quindi sui 3 miliardi e 6, se facciamo il 25%, il 25% è il minimo che può fare l'Italia, potrebbe fare anche di più, se facciamo il 25% sono 907 milioni di euro l'anno. Spalmati su 9 milioni di ettaro viene qualcosina meno di 100 euro a ettaro. Quindi qui dobbiamo fare una scelta chiara, cioè o se lo vogliamo spalmare su tutti gli agricoltori, che potrebbe avere anche un vantaggio perché costringiamo a un'ambizione ambientale tutti gli agricoltori, oppure li facciamo in maniera più selettiva. Vediamo che cosa è uscito dal trilogo. Il trilogo dice 25% riservato agli ecoschemi. È previsto, se lo Stato membro lo vorrà utilizzare, un periodo di apprendimento, e cioè che cosa vuol dire? Che nei primi due anni c'è la possibilità non di fare il 25%, ma di farne di meno, per esempio il 20%, e trasferire questo 5% che non si utilizza nel pagamento di base, e i fondi non utilizzati devono essere compensati entro la fine del periodo tramite una delle tre seguenti possibilità che stanno scritte in questa diapositiva. Compensazione attraverso
un rafforzamento degli ecoschemi nella fase finale, trasferimento nel secondo pilastro nelle misure a favore dell'ambiente, oppure se non vengono compensati si perde la parte non utilizzata. Quindi diciamo che tutti hanno detto beh, gli ecoschemi ne sono usciti male dal trilogo. Beh, io direi che il 25% è un obiettivo che non è il 30 che ci auspicavamo, ma comunque un buona percentuale, e la flessibilità non è poi così tanta. È vero che c'è questo periodo di apprendimento, ma non è che c'è tanta flessibilità, il 25% nell'intero periodo rimane. La scelta più importante che dovrà fare l'Italia non è tanto sul periodo di apprendimento, a mio avviso è su quali scelte fare. Voi sapete che l'Unione Europea, ne abbiamo detto più volte, l'ha detto adesso anche Barberi, ha fatto una lista di 41 ecoschemi, io qui li faccio scorrere in quattro diapositive, dall'agricoltura biologica, misure di agroecologia, benessere animale, agrosilvicoltura, agricoltura ad alto valore naturale, carbon farming, precision farming, protezione delle risorse idriche, altre pratiche benefiche con il suolo e altre pratiche relative alle emissioni di gas serra. C'è un menù abbastanza ampio, abbastanza elastico, l'Italia potrà fare delle scelte importanti. Ma il problema è proprio questo: quali scelte fare? Beh, innanzitutto la prima scelta da fare è relativa al fatto che noi dobbiamo capire bene com'è questa nuova architettura verde. So già che Ferroni è già pronto per fare un evento, un seminario sull'architettura verde, perché è importante. Attualmente voi sapete che l'architettura verde, lo sappiamo tutti, è fatta da condizionalità, greening e misure del secondo pilastro. La nuova condizionalità rafforzata, e su questo vorrei sottolineare, ricordiamoci, non è banale la condizionalità, ha un effetto su tutta la SAU nazionale, anzi c'è il rischio che questa condizionalità remunerata poco, qualcuno rinunci a farla, e vi assicuro che nella condizionalità ci sono impegni importanti dal punto di vista ambientale. Ecco, cambiamo l'agricoltura, non parla mai di condizionalità, sbaglia a non parlare di condizionalità, perché è importante e produce dei cambiamenti strutturali nell'impresa. Poi dobbiamo decidere come calibrare i regimi ecologici, gli ecoschemi, con le misure del secondo pilastro. Ecco, io vi faccio vedere una diapositiva che faccio vedere spesso, ma perché sono... Non banalizziamo la condizionalità come ambizione ambientale, perché è importante. Questo agricoltore, che è un agricoltore marchigiano, siccome è uno che non vuole rischiare nulla, e perché è anche un bravo agricoltore, ha fatto, dice la condizionalità, che i solchi acquai devono essere fatti ogni 80 metri, li ha disegnati perfettamente. Ma fare i solchi acquai non è proprio una cosa banale. Comunque richiede un impegno, molti hanno smesso di farli, tenere pulite le scoline. La nuova condizionalità rafforza alcune cose, il Ministero ci sta lavorando quasi da un anno con un tavolo coordinato dal dottor Frattarelli, e io ritengo di dare molta importanza a questo, perché noi chiaramente, su questo c'è ragione, dobbiamo evitare queste fotografie. Questa è una foto della Sicilia, dove l'agricoltore ha pensato solo a produrre grano duro, beni privati, non si è disinteressato di beni pubblici, e queste foto purtroppo le vediamo spesso. È chiaro quindi che noi dobbiamo dare i soldi a questo agricoltore che rispetta la condizionalità e non a questo che non la rispetta. Proprio per questo il valore della condizionalità c'è. In pianura ci sono tante altre norme, non c'è certo quello di consolchio acquai, ma studiate la condizionalità, vedrete che è una cosa importante. Le fasce tampone, il mantenimento efficiente delle scoline, eccetera. E dobbiamo dire, ecco, che i nostri agricoltori fanno molto per la sostenibilità. Ecco, io vorrei invitare non a creare conflitti tra agricoltori e il mondo di chi ha attenzione grande all'ambiente, ma credo che tutti abbiamo attenzione grande all'ambiente, perché l'agricoltura sta facendo tantissimo da questo punto di vista. Quindi dobbiamo accompagnarla in un processo di ambizione ambientale su cui l'agricoltura deve lavorare. Allora, alla luce di questo, abbiamo una condizionalità che a mio avviso è una risorsa.
Come costruiamo dei buoni ecoschemi? Allora, innanzitutto ci sono due posizioni in Italia. Una posizione che dice, visto che il pagamento di base che remunera la condizionalità rafforzata è poco, e abbiamo visto che a regime andrà circa 190 euro a ettaro, 200 euro a ettaro al massimo, facciamo degli ecoschemi semplici perché li possano prendere tutti. Ecco, quindi un ecoschema entry level, come lo chiama ISMEA. E dopo gli ecoschemi, quindi un ecoschema modello greening, facciamo i pagamenti, gli impegni agroclimatico ambientali. A me questa soluzione, proprio alla luce di quello che diceva Barberi, non piace. A mio avviso lo schema deve essere non entry level, cioè una condizionalità rafforzata su cui poi facciamo viaggiare parallelamente ecoschemi e impegni agroclimatico ambientali. Però gli ecoschemi devono avere alcune caratteristiche. Ecco, e qui arrivo alla conclusione. A mio avviso devono essere efficaci e efficienti. Ferroni ha detto queste due parole, io le ho sempre citate. Che cosa vuol dire efficace e efficiente? Innanzitutto un ecoschema deve essere efficace, cioè a parità di spesa pubblica deve ottenere il massimo dei risultati in relazione agli obiettivi dichiarati. Questo è il significato di efficacia. Da questo punto di vista il lavoro di Barberi è molto importante sull'efficacia. Io voglio sapere proprio esattamente quanto è efficace l'introduzione di leguminose, quanto è efficace una gestione sostenibile di prati permanenti, qual è più efficace a parità di spesa pubblica. E l'efficienza. L'efficienza è la misura, dice la teoria, la misura quantitativa del rapporto tra i risultati ottenuti e i mezzi impiegati. Deve essere efficiente, deve essere misurabile, da questo punto di vista deve essere anche semplice, perché se noi facciamo una cosa troppo complicata, gli agricoltori non prendono i soldi e gli organismi pagatori non riescono a pagare. Se facciamo una cosa troppo complicata, molti agricoltori non aderiscono. Quindi dobbiamo trovare quell'equilibrio tra efficienza e efficacia. E per dare non rimanere sul teorico, per dare qualche indicazione. Allora, se siamo d'accordo che gli ecoschemi devono essere efficienti, quindi devono essere semplici, devono essere controlli certi, da questo punto di vista alcune proposte di Barberi mi preoccupano, perché lui si è occupato molto di efficacia, ma poco di efficienza. Alcune cose che lui stima come approccio sistemico sono giuste dal punto di vista dell'efficacia, ma sfido come riescono ad applicarle dal punto di vista dell'efficienza, perché devono essere controlli certi, pagamenti annuali, semplici per gli organismi pagatori. Non dimentichiamo che fanno parte del primo pilastro. Quindi non facciamo ecoschemi sul modello greening, sono d'accordo, facciamoli un po' selettivi, efficaci, ma non troppo selettivi. Io li chiamerei dei modelli quasi educativi, no? Quando noi 20 anni fa dicevamo che gli agronomi dicevano che i vigneti, i frutteti dovevano essere inerbiti, gli agricoltori storcevano il naso. Abbiamo stimolato l'inerbimento, oggi lo fanno quasi tutti perché si è dimostrata anche una misura valida dal punto di vista della redditività. Quindi noi dovremmo fare quasi ecoschemi educativi di cose di cui abbiamo certezza dell'efficacia ambientale. Questo, i lavori di Barberi sono importantissimi. Certezza dell'efficacia ambientale, ma anche con un grado di apprendimento per gli agricoltori che non sia troppo complicato. Che cosa ci possiamo fare quindi, a mio avviso? E quindi voglio rispondere alla provocazione di Ferroni. Facciamoci l'agricoltura biologica, sicuramente, perché è uno schema già consolidato. Probabilmente l'agricoltura biologica non la potremo fare tutta negli ecoschemi, ne potremo fare un po' negli ecoschemi, un po' nello sviluppo rurale. Facciamoci dei sistemi di produzione integrata di benessere animale con sistemi che ormai sono nazionali e codificati. Chiaramente non possiamo pensare che i pagamenti dell'agricoltura biologica siano uguali a quelli della produzione integrata, ci deve essere una netta differenza, perché l'ambizione ambientale dell'agricoltura biologica è nettamente superiore a quella della produzione integrata.
Poi alcuni esempi, l'introduzione delle leguminose sarebbero facilmente controllabili per gli organismi pagatori, per AGEA, e da quello che ho letto, è vero che io mi occupo da 30 anni di economia, però cerco sempre di essere aggiornato sugli studi che l'agroecologia, che l'agronomia fa, e l'introduzione di leguminose mi sembra una soluzione semplice e efficace. Copertura vegetale, anche qui una soluzione semplice e efficace. L'inerbimento delle colture permanenti agrarie, è vero che già si fa, ma si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare con più sequestro di carbonio, si potrebbe fare anche al centro-sud, dove per esempio in molte zone ancora non si fa. Gestione sostenibile dei prati e pascoli permanenti. Allora, questi esempi, che sono il lancio di un sasso, è un misto tra chi vuole degli ecoschemi troppo semplici, non devono essere troppo semplici, ma devono essere anche efficaci. Ecco, quindi questo è il mio obiettivo. Ragioniamo su schemi efficaci ed efficienti. Da questo punto di vista, in Italia mi sembra che ancora non c'è chiarezza, si sta parlando di tutto, ma non c'è chiarezza sui criteri, sul metodo che si vuole utilizzare per gli ecoschemi, ma su questo potrà essere più preciso di me Monteleone, che è molto più nel vivo del dibattito. Grazie. Grazie mille, professor Frascarelli. Avremo sicuramente modo di ritornare su molte cose che ha detto, a cominciare dalla condizionalità, tema che come coalizione Cambiamo Agricoltura abbiamo affrontato più volte. Il vero nodo della condizionalità, professor Frascarelli, è il controllo e la verifica. Noi sappiamo che il vero punto debole è verificare che gli agricoltori facciano le cose e le facciano bene. E su questo sicuramente molta attenzione dovrà essere dedicata anche all'informazione e alla formazione degli agricoltori per applicare le nuove regole della nuova PAC. E, come ho detto prima, sicuramente dobbiamo prestare molta attenzione alla semplificazione delle procedure, non complicare troppo la vita agli agricoltori, ma resta fondamentale, a nostro avviso, l'efficacia degli interventi rispetto alle motivazioni, cioè al perché esistono oggi gli ecoschemi. Quindi noi quello che faremo come coalizione Cambiamo Agricoltura è valutare gli esiti del lavoro di redazione del Piano Strategico Nazionale in relazione alla capacità di dare delle risposte efficaci per il adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e per arrestare la perdita di biodiversità. Su questo entriamo sicuramente nel merito con i prossimi interventi. Passo la parola ad Alessandro Monteleone. Siamo un po' in ritardo con i tempi, ma alla peggio sacrifichiamo la parte sulle domande. Chiedo di segnalarle sulla chat se dovessero arrivare in rete sulla nostra pagina Facebook. Ci dicono che abbiamo delle difficoltà nella connessione sulla pagina YouTube, ma è possibile comunque seguire la diretta anche su un altro canale. La parola ad Alessandro Monteleone, che ringrazio, anche lui è in continuità con il convegno che abbiamo già fatto il 23 giugno scorso con Fondazione Cariplo. Oggi ti chiediamo di incominciare a entrare un pochino nel merito dei contenuti di questo benedetto Piano Strategico Nazionale, di cui si è parlato tanto, ma su cui diciamo non si è ancora visto nulla di concreto, almeno per la fase di confronto e di redazione col partenariato. A te, Alessandro. Ciao, grazie Franco, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Ovviamente sia te che il professor Frascarelli mi date un'importanza eccessiva, vi ringrazio, ma ovviamente ci sono un ministro e 21 assessori, oltre a tutta una serie di alti dirigenti nel Ministero delle Regioni che hanno la primaria responsabilità nel percorso. Io sono un servitore in questo senso dello Stato e delle Regioni, cercando di
mettere le attività della rete rurale nazionale a supporto, diciamo, di questi percorsi. Sicuramente è un percorso che ha faticato a prendere forma e a prendere la forma che tutti noi ci aspettiamo. Chiaramente l'accordo, come diceva anche Angelo Frascarelli, diciamo, sblocca e deve portare tutti quanti a scoprire le carte, perché evidentemente da qui in poi è necessario lavorare a testa bassa e cercare di raggiungere in tempo utile la redazione del PSN, ma anche un PSN che sia di qualità. Soltanto per memoria vi faccio vedere questa slide, perché c'è, diciamo, dove conserviamo tutto il materiale delle cose finora fatte, che mi auguro con voi siano ben più numerose nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Diamo alcune premesse. Ovviamente sull'accordo hanno detto chi mi ha preceduto molte cose. Io pure mi associo a quanto diceva Angelo sul fatto che poi alla fine non è un accordo così cattivo, sia, diciamo, rispetto alle quote di risorse che vengono destinate all'ecoschema, e, diciamo, dobbiamo guardarlo ovviamente anche in relazione con quanto c'è sulla componente sviluppo rurale, quel 35% di risorse destinate all'ambiente, sia anche perché cambiano gli strumenti, cioè il greening non è l'ecoschema, sicuramente l'ecoschema avrà un ruolo più attivo e positivo rispetto a quello avuto dal greening. Io personalmente ritengo, diciamo, che troppi vincoli non facciano bene. La politica deve essere incentivo, deve essere fatta e creata per creare delle condizioni positive. Diciamo, quando si fissano troppi vincoli, il rischio è quello che poi si creano dei modi di eluderli, questi vincoli, e in parte il greening diciamo, ha dimostrato la sua inefficacia proprio in relazione al fatto che era un vincolo, prevedeva dei vincoli e si è fatto di tutto per aggirare i vincoli. Quindi da questo punto di vista credo che diciamo, troppi vincoli non facciano bene. Riguardo diciamo, anche a un altro aspetto che io devo leggere in positivo, è quello legato alla componente sviluppo rurale. Consentitemi, io condivido, diciamo, l'approccio, oggi parliamo di ecoschema, ma anche una logica, diciamo, come evidenziava Barberi sulla logica sistemica dell'agricoltura biologica, dell'approccio agroecologico, nonché del conservativo. Non possiamo guardare, diciamo, allo strumento ecoschema separato dal resto degli strumenti di politica economica che abbiamo. Commetteremo un errore di metodo, diciamo, altrettanto, diciamo, come sbagliamo a pensare che la Commissione ci dia, no, degli ecoschemi sistemici che poi diciamo, difficilmente possono essere attuati. Beh, lo sviluppo rurale in Italia pesa oltre il 43% di risorse destinate all'ambiente, quindi ben più, diciamo, di quello che è la soglia fissata da Bruxelles, e, diciamo, con una logica di non degressività, non credo che ci hanno imposto nel 21-22, non credo che le scelte del Ministero e delle Regioni saranno, no, di passi indietro. Piuttosto credo che abbiano, qualcuno di voi l'ha già citato, un ruolo fondamentale, tutta una serie di altri interventi, appunto una logica sistemica, che non possono non essere presi in conto, diciamo, sia, diciamo, tutta la parte di investimenti, non solo quelli non produttivi che hanno chiaramente una forte valenza ambientale, ma anche tutti quegli investimenti che devono favorire la transizione ecologica, così come io penso che la formazione abbia un ruolo fondamentale. Diciamo, oggi che sia tanto o poca il peso della formazione sullo sviluppo rurale, però sicuramente non è una formazione orientata, diciamo, alla transizione ecologica. Spesso, diciamo, la formazione è limitata ad alcuni impegni particolari che vengono richiesti agli agricoltori, così come diciamo, la componente di consulenza è altrettanto fondamentale. Io negli ultimi anni non ho partecipato a un'iniziativa che una in cui si discuteva di questioni legate alla transizione ecologica, dove tutte le parti, indipendentemente dal mondo di provenienza, non avessero sottolineato quanto è importante il ruolo della consulenza in questo percorso. Quindi
su questo credo che sia importante guardare anche a quegli strumenti con attenzione. Diciamo, io ritengo che molte cose che ha detto Barberi, diciamo, siano forse non con uno stress all'approccio agroecologico così spinto, ma siano comunque contenute in questo documento che, risottolineo, non è un documento che definisce la strategia nazionale del PSN, ma un documento che vuole aiutare la discussione, così come lo fa il documento che ci ha presentato Barberi, ovviamente presentato dal centro e non da un soggetto esterno, e deve aiutare, diciamo, la discussione nel tavolo di partenariato, come, diciamo, la discussione del tavolo di partenariato deve essere aiutata da occasioni come questa, perché, come ho già avuto modo di dire, diciamo, l'idea del Ministero è di avere un tavolo di partenariato ampio, inclusivo, in cui si possa dare voce a tutti, però capite meglio di me come un tavolo di partenariato dove tutti devono essere rappresentati è anche un tavolo poco operativo, e, diciamo, l'operatività lo dobbiamo avere ovviamente anche con il confronto con voi. Prima di andare avanti, un'altra piccola cosa che secondo me è rilevante, ritorno, diciamo, al punto 1, no? L'accordo chiuso. Io, diciamo, onestamente, diciamo, per la mia visione delle cose, avrei puntato e punterei tuttora, diciamo, nella discussione sulla futura PAC a una PAC con meno burocrazia, l'ha detto anche Franco, una PAC con meno controlli, una PAC che sia capace anche di pagare, diciamo, quegli effetti, quei beni pubblici che effettivamente determinate pratiche agricole ci consentono di raggiungere. Io non sono convinto che nelle regole del gioco, sia del secondo pilastro che anche dell'ecoschema, noi riusciremo, no, a mettere in piedi un meccanismo come quello che ci faceva vedere Barberi, moltiplicativo. Diciamo, purtroppo le regole che ci vengono imposte, diciamo, non sono tali da creare dei meccanismi virtuosi in cui chi è più virtuoso e chi raggiunge, ci aiuta a mantenere un bene pubblico ambientale è effettivamente remunerato. Così come non è remunerato, e questo dobbiamo ragionarci attentamente, come rendere appetibili questi strumenti, tutti quegli agricoltori che non si sentono di assumere il rischio di che cosa accade se poi adottando determinate pratiche qualcosa va male, cioè il rischio, diciamo, di perdita di produzione, il rischio di non collocazione sul mercato, che sono, diciamo, evidentemente dei rischi che oggi, diciamo, questi meccanismi, sia, diciamo, gli ecoschemi che le misure agroambientali o l'agricoltura biologica, insomma, secondo pilastro, non remunerano all'agricoltore. E altrettanto importante, credo, però, quello che diceva anche Angelo prima di me, Angelo parlava di effetto formativo che hanno questo tipo di aiuti. Io penso che l'effetto incentivo sia fondamentale, e ovviamente l'effetto incentivo si porta con sé evidentemente anche un effetto, no, di trasferimento e di formazione nel tempo tra le varie componenti produttive, di quello che può essere fatto meglio rispetto alle pratiche attualmente in uso. Vado veloce su questa slide perché sono alcuni degli elementi che poi riaffronto. Sulla condizionalità non avevo intenzione di entrare molto nel merito, ma Angelo Frascarelli è stato molto esaustivo e molto efficace sull'importanza che ovviamente ha anche la condizionalità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione Europea, e io credo che da questo punto di vista anche un'azione, diciamo, che ovviamente non è nel pacchetto di quello di cui stiamo parlando oggi, di consapevolezza e conoscenza del consumatore di quello che è il valore dell'agricoltura europea, italiana in particolare, rispetto a quello che incorpora di positivo la condizionalità, è cosa che non tutti altri prodotti agricoli provenienti da altri contesti hanno, è un elemento altrettanto importante e rilevante. Sui temi abbiamo già detto, questo è ripreso dal documento della commissione a cui hanno fatto riferimento sia Barberi che Angelo Frascarelli,
La commissione individua 7 aree tematiche per memoria. Questo lo dico perché, diciamo, mi aiuta in un pezzetto del ragionamento che viene dopo, così come, no, il documento a cui anche Angelo e Barberi hanno fatto riferimento individua, io tendo, voglio sottolineare questa cosa qui, non si tratta di una lista esaustiva, sono oltre 40, 41, 45, mi perdo sempre nel conto di quante sono esattamente le potenziali pratiche agricole, non stiamo parlando di altro che di pratiche agricole, che quello che viene proposto in questo documento, che gli ecoschemi potrebbero sostenere. Non è esaustiva, diciamo, non è un, come dire, una lista da cui pescare in maniera obbligatoria. Io in alcuni casi, diciamo, non mi ci ritrovo pienamente, anche perché appunto parliamo di pratiche agricole che con gli ecoschemi dovrebbero essere pagate annualmente. Alcune di queste pratiche probabilmente sono più proprie per diciamo, un pacchetto finanziabile nel secondo pilastro. Io, diciamo, vorrei leggere, o cerco di leggere, questo pacchetto di pratiche agricole, diciamo, in combinazione tra quello che può essere fatto con l'ecoschema e quello di queste pratiche che non sosterremo attraverso l'ecoschema, che può entrare in un pacchetto complessivo architettura verde finanziato anche attraverso il secondo pilastro. Ricordiamoci appunto che quello che andiamo a pagare con l'ecoschema è comunque un impegno annuale, è un finanziamento annuale agli agricoltori. Ovviamente, diciamo, lo sforzo che dovrà fare, diciamo, l'Italia, Ministeri e Regioni in questo periodo è legare, diciamo, quello che c'è, diciamo, nell'analisi di contesto, quello che Commissione ci dà nelle raccomandazioni alla redazione del PSN, con le esigenze di intervento. Su questo stiamo lavorando con le regioni, dopo di me parla la regione Lombardia, Massari, diciamo, e sa, diciamo, lo sforzo che stiamo facendo per arrivare anche al confronto del partenariato con elementi concreti da questo punto di vista. Quindi dobbiamo ovviamente arrivare a individuare delle priorità di intervento a cui legare, diciamo, i nostri ecoschemi. Sono veloce, diciamo, verso la conclusione. Sicuramente alcune cose le sono state già dette. Gli ecoschemi devono essere efficaci e efficienti, sicuramente devono, come dire, essere semplici e facilmente controllabili da remoto, proprio perché si tratta di impegni annuali. Devono essere anche amministrativamente semplici, devono adattarsi probabilmente, questo è un dilemma, lo ha posto anche Angelo, ha un numero ampio di beneficiari, o devono essere selettivi? Questo schema no, rappresenta un po', diciamo, una dei ragionamenti, no, che dobbiamo essere portati a fare, no? La condizionalità copre, diciamo, gran parte, diciamo, della nostra agricoltura. Gli ecoschemi, diciamo, sicuramente possono avere l'ambizione di essere molto ampi, ovviamente se sono molto ampi, come diceva Angelo, remunerano anche poco, quindi non possono essere schemi troppo impegnativi. Sicuramente gli schemi all'interno dei PSR possono essere sicuramente più ambiziosi, ma altrettanto rivolti a meno agricoltori. Chiaramente, quanto più noi siamo selettivi, quanto più probabilmente alziamo il livello degli impegni degli ecoschemi, quindi ci spostiamo nell'ordinata verso l'alto, ma altrettanto probabilmente siamo in grado di cogliere, diciamo, una popolazione, una parte dell'universo dei beneficiari più ristretta. E queste evidentemente sono scelte, diciamo, da compiere insieme. Però, diciamo, quello che mi preme sottolineare è, appunto, Angelo stesso diceva quanti sono gli ettari sotto impegno primo pilastro, sono circa 9 milioni e 7, oltre 9 milioni e mezzo di ettari. Per darvi un'idea, diciamo, agroambiente più misure agroambientali
fanno in totale 3 milioni e mezzo di ettari, probabilmente in parte anche con qualche doppio conteggio. Quindi la differenza tra i 3,5 e i 9,5 dobbiamo decidere, diciamo, quanto vogliamo colmarla, no? In qualche maniera. Nello stesso tempo, evidentemente, abbiamo l'esigenza di demarcarli rispetto a demarcarli e renderli complementari con lo sviluppo rurale, anche per evitare l'ultimo punto che vedete in questa slide, questioni di spiazzamento con misure PSR, perché ovviamente una parte di questi aiuti, diciamo, vanno a comporre quel 43-44% a cui facevo riferimento prima dell'attuale valore di PSR. Chiaramente, diciamo, nello spiazzamento delle misure PSR vanno considerate anche tutte le questioni legate a quanto il PSR riesca a pagare, come dire, meglio alcuni impegni rispetto a quanto riuscirà a pagare riusciremo a pagare per Ecoschema. Tendenzialmente, diciamo, vanno fatte delle scelte su quanti PSR. Io qui butto giù delle domande su cui bisognerà ragionare, no, con le regioni e il ministero nelle prossime settimane. La volontà, diciamo, anche sollecitata dalle regioni, è avviare un tavolo specifico su questi temi, quindi su cui iniziare a ragionare. Uno per area tematica, quelle 7 aree tematiche che vi facevo vedere, più ecoschemi per area tematica, menù a tendina, tenderemmo a escluderlo per la complessità poi dei meccanismi di controllo che si devono adottare. Gli ecoschemi devono essere diversi per territori diversi, sicuramente escluderemo la diversità per regioni amministrative, no? Vorremmo evitare, no, il moltiplicarsi per 21 degli ecoschemi, però sicuramente per aree, che so, Natura 2000, zona nitrati, cose di questo genere, potrebbero essere ragionamenti che possono essere interessanti da fare. Sicuramente queste cose si importano appresso dei meccanismi che vedete in questa cosa, importo unico nazionale, unit amount unico, perché sono delle cose, delle regole del gioco che abbiamo nel regolamento e che dobbiamo comunque di cui tener conto. Cioè, probabilmente è impensabile, diciamo, avere, faccio il riferimento all'agricoltura biologica, che è uno dei temi, è uno dei possibili ecoschemi, che sia conservativo o mantenimento del biologico, la diversità di premi che abbiamo oggi dentro lo sviluppo rurale, se dovessimo gestire l'ecoschema all'interno del biologico all'interno di uno schema. Poi ci sono altre domande, diciamo, che sono ovviamente in parte richiamano anche delle ipotesi fatte da Barberi, no? Sulla cumulabilità sulla stessa SAU di schemi diversi, sono tutte temi che evidentemente vanno evidentemente gestiti e vanno chiaramente risolti, per anche capire e fare delle analisi di scenario che vadano leggermente oltre, no, a quei numeri, diciamo, che oggi siamo in grado di ipotizzare, no? Prendere il totale della superficie e dividerla, no, per le risorse che abbiamo a disposizione. Grazie, e spero di essere stato utile per il proseguo del dibattito. Grazie Alessandro. Avremo sicuramente, speriamo tutti, l'occasione di poter entrare nel merito dei ragionamenti che stiamo facendo questa mattina. Un po' ci preoccupano i tempi, perché le cose da decidere sono tante, sono anche abbastanza complesse, e il fatto che sia mancata fino ad oggi la possibilità di un confronto anche di approfondimento su alcuni temi, certamente non ci aiuta. Abbiamo di fronte anche l'estate e sentiamo tutti la necessità e l'esigenza di
di questo approfondimento. Sicuramente un ragionamento dovrà essere fatto in relazione all'architettura verde complessiva. È emerso in modo molto evidente la necessità di creare delle sinergie tra gli ecoschemi e le misure agroclimatico-ambientali del secondo pilastro. Come dicevamo, però, dovremo necessariamente fare delle scelte di priorità, perché le risorse sono comunque limitate. E come ho detto all'inizio, noi guardiamo con molta attenzione all'efficacia degli interventi. Su questo, come Alessandro sa, ci siamo confrontati già nell'ultimo periodo di programmazione sull'importanza del monitoraggio dei risultati e valutazione e verifica dell'attuazione poi di quello che abbiamo scritto negli strumenti di programmazione. Da questo punto di vista, nell'ultima programmazione siamo stati direi molto carenti. Abbiamo fatto una buona analisi di quelle che erano gli interventi che rispondevano agli obiettivi che oggi sono gli obiettivi degli ecoschemi, ma non siamo stati in grado di fare una valutazione di quelli che sono stati poi i risultati dell'attuazione di quelle misure. Sicuramente gli ecoschemi potranno avere un ruolo importante nella conservazione della natura. In particolare la PAC conferma essere il principale strumento finanziario di attuazione delle due direttive europee sulla biodiversità, uccelli ed habitat. Su questo abbiamo la sensazione che non vi sia, devo dire, ancora la piena consapevolezza da parte del mondo agricolo del fatto che la PAC non è solo una politica finalizzata al mantenimento del reddito degli agricoltori, ma è strumento finanziario anche per l'attuazione di importanti politiche di settore dell'Unione Europea, e tra queste sicuramente quelle sulla tutela della biodiversità. Passo per questo la parola a Laura Pettiti. Senza voler gettare una croce su Monteleone, vogliamo sottolineare per l'ennesima volta una grande preoccupazione sul fatto che le autorità ambientali, il MITE in particolare, non sono state a nostro avviso adeguatamente coinvolti fino ad oggi. Speriamo che l'avvio dei lavori del tavolo di partenariato possa in qualche modo porre rimedio a questa lacuna, però è abbastanza singolare che mentre il Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni hanno già avviato serrati confronti, il MITE sembra essere un po' il figlio del Dio minore, o comunque si stenta in qualche modo a recepire quello che è più che una raccomandazione da parte della Commissione Europea, ma direi un obbligo, che è quello di rendere partecipi fin dall'inizio le autorità ambientali, primi fra tutti il Ministero della Transizione Ecologica. La parola a Laura. Non ci sono domande, mi dicono, quindi abbiamo possibilità di recuperare un po' del tempo, siamo un po' in ritardo. Grazie Franco, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io adesso provo a condividere. Ditemi se funziona e se vedete. Sì, devi lanciare la presentazione però. Ok, sì. Grazie a tutti. Allora, sì, cerchiamo di rifare il punto. Io mi rendo conto che rispetto agli interventi che mi hanno preceduto faccio un po' un passo indietro. Però è troppo importante, anche perché questo, come diceva Franco, di fatto è il primo momento in cui ci stiamo confrontando su questi temi, no, magari come diceva Monteleone, non con il MIPAF, ma insomma con i nostri interlocutori agricoli. Quindi ringrazio la coalizione Cambiamo Agricoltura per questa occasione, e però ritengo importante appunto fare un po' un passo indietro, perché è fondamentale nell'inizio delle nostre riflessioni provare a mettere sul tappeto tutti i temi importanti. Io mi riferisco soprattutto a quello che già diceva Franco, al tema della biodiversità e più in particolare all'implementazione delle direttive natura. E per fare questo volevo condividere con voi tre ordini di riflessioni. La prima, fondamentalmente, partire dai dati che abbiamo a disposizione, che non sono pochi, ma devono essere ovviamente dei dati condivisi
e dei dati conosciuti da tutti, perché appunto le riflessioni possano partire da questo. Una riflessione generale, un ricordo, un memento per tutti del contesto in cui ci muoviamo, quindi dei riferimenti delle nuove strategie, e poi invece condividere proprio delle riflessioni sull'architettura verde e più in particolare sugli ecoschemi. A proposito dei dati, la prima cosa che ritengo utile condividere è la massa critica di dati interessanti che cominciamo a avere analizzando i PAF. PAF che spero sia uno strumento conosciuto da tutti, anche se un po' settoriale. Dovremo cercare di essere sempre più familiari con questo strumento, perché è uno strumento che comunque ha messo in campo la Commissione. Ed è uno strumento con cui la Commissione chiede proprio, chiede la compilazione di fatto dei fabbisogni non solo per Natura 2000, quindi non solo strettamente collegati all'implementazione delle direttive Natura, ma anche a tutto il mondo delle infrastrutture verdi, quindi di fatto al tema della biodiversità complessiva. E in questo strumento le regioni di fatto non solo identificano le priorità su questi temi, ma cercano di trovare, di fittare, diciamo, il possibile finanziamento di queste misure sui vari strumenti che fondamentalmente i fondi comunitari mettono a disposizione. E questo è importante sul discorso dell'integrazione che diceva Franco, e la raccomandazione forte della Commissione è che ovviamente la PAC faccia una parte importante di questo. Non abbiamo un fondo ambiente, non abbiamo, sapete benissimo, un fondo biodiversità, anche se lo abbiamo, come è stato chiesto molte volte. Dobbiamo cercare di attuare i tanti obiettivi a cui ci chiamano, poi vedremo, le strategie europee in tema di biodiversità, anche e soprattutto attraverso la PAC. E l'analisi di questi PAF ci dà una visione importante sia in termini di quantificazione dei costi, quindi quanto le regioni stimano di aver bisogno, tra virgolette, per implementare le direttive e quanto caricano già sull'ipotesi delle risorse PAC, quindi primo e secondo pilastro. Il secondo pacchetto di dati è quello che conosciamo sullo stato di conservazione, e poi citavo qui uno studio che però insomma è importante per una serie di possibili indirizzi sulla costruzione degli ecoschemi. Vado molto veloce perché non è questo il fulcro, però insomma sulla situazione di questi strumenti che vi dicevo sono un po' dei programmi multifondo, ovviamente non hanno dei finanziamenti propri, i PAF, ma come vi dicevo è un po' il menu delle necessità, delle misure che le regioni considerano prioritarie, con a fianco una stima e un fondo a cui attingere. Ovviamente è un esercizio che le regioni devono fare in maniera congiunta, quindi anche qui torna già subito alla ribalta l'importanza del dialogo tra gli assessorati ambiente e l'assessorati agricoltura. Troppo spesso abbiamo visto questa incapacità di dialogo, che spesso in realtà si riscontra anche nelle DG della Commissione, ma insomma comunque bisogna assolutamente superare questo. La situazione ad oggi è un po' più aggiornata rispetto a questa slide, i PAF redatti sono un numero maggiore, questo è di qualche mese fa, ma siccome è su questi 8 PAF che abbiamo fatto una serie di analisi, questa è la situazione da cui siamo partiti. La prima considerazione importante che penso sia utile trarre dall'analisi di questi strumenti è appunto anche solo un orientamento di costi. Quindi abbiamo parlato che l'elemento critico del nuovo accordo è proprio anche la disponibilità finanziaria sugli ecoschemi, ma complessivamente su tutti gli impegni a cui la PAC è chiamata. Vediamo bene che insomma il valore medio per portare a termine, questo ovviamente è una stima dei costi non solo a valere sulla PAC, quindi complessivamente i costi che le regioni attribuiscono all'implementazione delle misure per Natura 2000, però insomma stiamo parlando di una stima media di 25 milioni euro l'anno per la piena attuazione delle direttive. Una cosa più interessante è andare un po' meglio a vedere i PAF sono articolati per tipi di misure e a loro volta le misure, che sono appunto misure orizzontali, amministrative, misure di mantenimento e ripristino, misure relative non ai siti ma in generale all'infrastruttura verde, quindi al di là
dei singoli siti Natura 2000 e poi delle misure specie specifiche di dettaglio. Però dicevo, andando a guardare un po' più nello specifico le tipologie di misure, vediamo che i 2/3 del fabbisogno che almeno queste 8 regioni analizzate stimano necessarie sono collegate alle misure di mantenimento e di ripristino delle specie. Quindi già qui un focus rispetto alle reali priorità e alle reali necessità per implementare le direttive. Ma se facciamo un focus ulteriore, cioè andiamo a spacchettare all'interno di questo corpus di misure di mantenimento e ripristino, quali sono le tipologie ambientali, perché vi dicevo così è strutturato il PAF, quali sono le tipologie ambientali su cui le regioni mettono più ipotesi di spesa, insomma ovviamente questo è uno strumento di programmazione, quindi non c'è un'allocazione finanziaria, ma c'è un chiaro riferimento della necessità, quindi della stima di risorse necessarie. E vediamo che è interessante vedere come le tipologie ambientali più assorbono la maggiore necessità di finanziamento sono proprio i boschi e le foreste e gli altri agroecosistemi. Quindi anche questo è un dato che ci può aiutare nella stima complessiva. Altra cosa importante da ricordare è che le misure contenute nei PAF contengono una serie di misure che sono un po' le misure una tantum, che sono quelle in capo alle amministrazioni pubbliche, quindi sono più strategiche, più di policy, ma poi prevedono una serie di misure che sono proprio quelle che poi si appoggiano di più soprattutto allo sviluppo rurale, che sono di fatto attuate dai soggetti privati. Ricordiamo che Natura 2000 ha moltissimo territorio sui terreni privati, quindi di fianco all'importanza dell'azione pubblica c'è assolutamente un importante contributo dell'azione privata, quindi dei singoli. E i singoli, proprio perché abbiamo detto la PAC è uno strumento fondamentale per l'implementazione di queste misure, i singoli fino ad oggi e comunque nei PAF anche prevedendo aprendo lo sguardo alla prossima PAC, alla PAC che ormai abbiamo sotto gli occhi, che entrerà nel 2023 e che comunque è uscita dall'accordo del trilogo, queste misure di fatto si sono per ora articolate. Quando le regioni hanno scritto i PAF, le ipotesi sugli ecosistemi erano ancora molto in nuce rispetto a quanto già poco si sa ora, quindi non le hanno stimate ovviamente, non è uno strumento che hanno preso in considerazione per il finanziamento di queste misure, però hanno stimato parecchio sull'attuale misura 12, quindi le indennità e tutto il pacchetto delle misure agroclimatico-ambientali. E ci sono tutta una serie di misure che quando parliamo del fatto che attraverso gli ecoschemi o comunque l'architettura verde della PAC si debba intercettare il tema importante di arrestare la perdita di biodiversità, poi se andiamo nel concreto sono di fatto misure di questo tipo. Quindi qui c'è il focus, diciamo, delle misure che le regioni ritengono indispensabili e necessarie per mantenere gli obiettivi, per implementare gli obiettivi delle direttive Natura. Una considerazione a lato che comunque può essere interessante per capire, scusate sono andata troppo avanti, per capire comunque anche a che cosa fare attenzione indipendentemente dai fabbisogni stimati nei PAF, è che nei PAF purtroppo mancano ancora, cioè ci sono una serie di grandi assenti e quindi sono misure su cui dovremo comunque fare una riflessione, e sono tutte le misure a favore degli impollinatori, quindi al di là dei siti Natura 2000 delle misure trasversali, delle misure che riducano l'impatto sui fitofarmaci e comunque che sostengano pratiche a basso impatto ambientale. Quindi troviamo molte misure specifiche per le tipologie di habitat di direttiva e mancano, diciamo, queste misure trasversali che però sono ovviamente fondamentali per il mantenimento della biodiversità. Altro pacchetto di dati che vi dicevo, secondo me dovremmo tenere sullo sfondo perché è importante capire da dove stiamo partendo, perché ovviamente la strategia europea da questa base di dati parte per chiederci i target che voi conoscete,
quindi quarto rapporto nazionale della direttiva Habitat periodo 2013-2018. Questo è un lavoro che è stato condiviso con MIPAF e CREA nella costruzione del policy brief obiettivo specifico 6, quindi non dico nulla di nuovo, però è importante ricordarci che per quanto riguarda gli habitat di direttiva Habitat strettamente collegati all'agricoltura, abbiamo questa fotografia, una fotografia dello stato di conservazione attuale con più del 60% di habitat in cattivo stato di conservazione, e un trend che comunque è molto, molto coerente con questa situazione critica. Io vi dicevo, forse bisogna comunque avere un occhio anche sugli altri dati disponibili che ci possono guidare alle future scelte, e mi piace qui citare un documento e uno studio portato avanti da ISPRA, finanziato dal Ministero, che è durato parecchi anni e che secondo me ha dato ottimi risultati di dati bruti, ma anche di considerazioni e di possibili indirizzi di gestione. È un lavoro che ha fondamentalmente fatto il focus sulla sperimentazione dell'efficacia delle misure contenute nelle linee guida per l'attuazione del PAN, del Piano d'Azione Nazionale Fitofarmaci. Non voglio entrare ovviamente nel dettaglio di questo studio, ma anche grazie al preziosissimo contributo di AGEA, in questo studio siamo anche riusciti a mettere un pochino più in luce qual è la situazione dell'agricoltura all'interno di Natura 2000. Ed è bizzarro pensare che tra tutte le aree protette la rete Natura 2000 è il sistema di aree protette che ha più SAU, ma è anche il sistema di aree protette che ha meno biologico. Quindi anche questo è un campanello d'allarme per capire un po' quali possibili scelte potremmo fare in seguito. Altro pacchetto di riflessioni velocemente che volevo condividere con voi, anche se straconosciute da tutti, però anche qui non possiamo lasciarle in un cassetto e poi lavorare su altro, perché sono ormai degli obiettivi stringenti quelli delle strategie comunitarie, quindi le due strategie Farm to Fork, la strategia per la biodiversità al 2030, stiamo lavorando per la strategia nazionale, che quindi si porta dietro gran parte degli obiettivi ovviamente richiesti a livello comunitario. Devo dire, mi pecco di dire che siamo un pochino più bravi del Ministero dell'Agricoltura, perché abbiamo aperto formalmente al Ministero dell'Agricoltura abbiamo chiesto una collaborazione fattiva per identificare all'interno delle aree di lavoro agricoltura quali possono essere le strade comuni e gli obiettivi comuni. Quindi insomma, questa era una battuta, però ovviamente questi due strumenti, vista la importante coincidenza temporale PSN e Strategia Nazionale Biodiversità, non possono che parlarsi e non possono che essere strettamente coerenti e connessi. Ho citato qua un altro elemento, giusto per memoria, ma è importante. Abbiamo un contenzioso aperto sulle direttive a natura, un contenzioso aperto che ci chiama proprio a trovare modalità per attuare e rendere effettive le misure di conservazione dei siti Natura 2000, e anche qui la Commissione ovviamente, come fatto dal documento della Corte dei Conti di giugno del 2020, richiama fortemente la necessità di sinergia e complementarietà con le politiche agricole e i fondi della PAC. Qui erano di fatto gli obiettivi che vi volevo ricordare della strategia europea. Perché ve li volevo ricordare? Perché pensare al piano di ripristino, al restoration plan che la Commissione sta lanciando, non può che suscitare anche delle priorità e degli indirizzi pure sugli ecoschemi. Possono essere uno strumento anche per raggiungere quell'obiettivo. Come diceva Franco, le politiche agricole e in generale le politiche della PAC, per la Commissione e quindi a maggior ragione anche per gli Stati membri, non possono essere solo delle politiche destinate all'agricoltura, ma non possono eludere questo importante ruolo che hanno anche di implementazione delle politiche per la biodiversità.
Queste sono la quantificazione degli obiettivi di cui vi parlavo, ma li conosciamo, quindi era solo per ricordarceli. E arriviamo un po' al nocciolo delle considerazioni generali che vi volevo fare, che volevo condividere con voi sull'architettura verde in generale e poi in particolare sugli ecoschemi. Noi da anni, posso dire, tirando un po' in ballo Alessandro Monteleone, da anni siamo consapevoli del fatto che per rendere effettivo questo finanziamento delle misure di conservazione attraverso le misure della PAC non può che esserci uno sforzo comune anche di condivisione di linguaggi. E con CREA, devo dire, abbiamo provato a lavorare a stretto contatto negli anni passati proprio per superare questo gap, che è non solo di governance degli assessorati che non si parlano, ma proprio realmente di linguaggi e di elementi non condivisi. Quindi siamo consapevoli che non si può prescindere da questa complementarietà. Ad oggi, di fatto, l'attuazione delle misure di conservazione, e ricordo solo le misure di conservazione che sono quelle che vi ho citato all'interno dei PAF, che, apro una piccola parentesi, mi sono dimenticata di dire, è vero che per le politiche agricole non sono una condizione abilitante, cosa che invece sono ad esempio per le politiche di coesione, penso in primis al FESR, però ripeto, le indicazioni chiare della Commissione che vengano considerate ovviamente anche ad integrazione, per garantire l'integrazione anche delle politiche della PAC. Però tornando alla complementarietà e quindi alla necessità di studiare bene questa architettura verde, è stato detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, no? il professor Frascarelli, ma anche Barbari, non si può prescindere da questa complementarietà. Ad oggi, vi dicevo, le misure sono state finanziate fondamentalmente laddove in relazione con le condizionalità, con i premi a superficie. Il grosso del finanziamento è stato dato attraverso il meccanismo, cioè il grosso era stimato, poi in realtà è stato un mezzo fallimento, però insomma era previsto che fosse finanziato attraverso la compensazione, quindi il meccanismo della compensazione attraverso la misura indennità Natura 2000, e qui ci si potrebbe fare un convegno a parte su perché queste misure non hanno funzionato, però insomma una riflessione importante sul come superare il meccanismo della compensazione è necessaria, e poi tutto il pacchetto delle misure agroclimatiche ambientali. È ovvio che il salto, la sfida virtuosa a cui siamo chiamati in questa costruzione di un'architettura sinergica, mi viene da dire, è proprio quella del provare a trovare degli ecoschemi che superino quindi il meccanismo della compensazione e arrivino a quello che da tempo chiediamo, ovvero questo riconoscimento, magari forfettario, di remunerazione del servizio ecosistemico che una buona agricoltura si porta dietro. Noi non abbiamo ovviamente in questa fase anche perché non siamo dei tecnici dei complessi meccanismi della PAC, quindi non abbiamo delle indicazioni precise. Abbiamo per ora una lista, oltre alle riflessioni che condividevo prima, una lista di alert o comunque di punti che secondo noi è importante affrontare insieme. Il primo, quello che dicevo, quindi superando la logica della compensazione, gli ecoschemi devono essere, pur nella efficienza ed efficacia e semplicità che è stata più volte ricordata prima. Allora, 5 minuti. Sì, sono in chiusura. La possibilità appunto di superare questa logica della compensazione ed arrivare a quello che secondo noi è il meccanismo virtuoso di riconoscimento dei servizi ecosistemici. Ovviamente devono essere degli obiettivi, degli ecoschemi che parlino, che siano comunque guidati da quegli obiettivi vincolanti della strategia, e penso veramente al tema dei ripristini. Devono avere una complementarietà con gli strumenti del PNRR, ma che ovviamente è una strategia che lo stesso MIPAF immagino vorrà adottare. Non creiamo né duplicazioni, ma neanche probabilmente confusioni, cioè
nel PNRR c'è un grossissimo spazio sull'agricoltura di precisione, che abbiamo ben visto nella prima presentazione di oggi, ha un suo, diciamo, ha un suo ruolo, che non è quello di accompagnare completamente la transizione. Allora facciamo in modo che negli ecoschemi la logica sia invece di fare una sfida più virtuosa, quindi cercare di delimitare meglio le competenze dei due fondi. Anche qui c'è moltissimo da fare, ovviamente è stato già detto, tra gli impegni, la condizionalità e gli impegni che resteranno nel secondo pilastro. Anche qui non abbiamo, sono anche per noi dei temi che buttiamo sul tavolo, non abbiamo delle soluzioni, però potrebbe essere interessante avere un ecoschema dedicato. Non lo sappiamo, ma auspichiamo, mi associo alle considerazioni di Franco, che effettivamente questo confronto, peraltro sancito dai regolamenti con le autorità ambientali, effettivamente entri nel vivo, non solo considerandoci degli stakeholder generici, ma abbiamo un ruolo come Ministero della Transizione Ecologica particolare, quindi dobbiamo accompagnarvi e siamo apertissimi al dialogo su alcuni temi precisi, come la condizionalità. Il tema importante della misurabilità e controllabilità, noi abbiamo avviato negli anni passati una interlocuzione che spero venga ripresa presto con AGEA, si parla di finanziamenti per obiettivi, abbiamo tutta una serie di dati e di indicatori anche connessi ai nostri monitoraggi che possono essere utili per questo, quindi ovviamente dobbiamo tenerne in considerazione. Più nello specifico, ripeto, torno a bomba a quanto vi dicevo sui PAF, prendiamoli in considerazione, ci sono dei dati utili, potremmo ad esempio spacchettarli e vedere se esiste un'azione chiesta dalle regioni comune, ad esempio i piani di pascolamento che si portano dietro tutta una fetta importante di misure di conservazione, anche per noi ovviamente il biologico ha un'attenzione particolare. Mi sembra utile, ricollegandomi al discorso dello studio di Ispra, ripescare le linee guida del PAN, che sono delle pratiche agronomiche efficaci, che in quello studio hanno dato conto dell'importanza per il mantenimento della biodiversità. Sono impegni facili, quello potrebbe essere un altro tavolo di confronto importante, e poi impollinatori, questo è un grande tema che andrà affrontato. Io vi ringrazio, spero di non essere uscita troppo dai tempi. No, grazie Laura, sicuramente su alcuni dei temi che hai trattato nelle ultime slide entreremo anche nella terza parte, quando insieme ai colleghi delle associazioni della coalizione metteremo sul tavolo alcuni temi che per noi sono prioritari. Ha chiesto di poter velocemente replicare al tuo intervento Monteleone, gli diamo la parola. Estremamente brevità, perché manca ancora un relatore, siamo in ritardo drammatico. Alessandro? Eccomi, no, non riuscivo ad attivare il microfono. No, l'ho chiamata replica, ma in realtà volevo fare... innanzitutto, ovviamente io non sono il ministero, però anche nelle parole di Laura e anche nella sua presentazione, onor del vero, ci sono molte cose che negli anni abbiamo discusso insieme, no? Quindi ora io non sono il ministero, sono la rete, sono di un ente vigilato dal ministero, ritengo che quel confronto e quel tavolo di ascolto costante con il Ministero della Transizione Ecologica, non su un tavolo formale, il ministero lo abbia garantito in parte attraverso di noi. È un confronto informale, io lo ritengo dal mio punto di vista in alcuni casi molto più utile dei tavoli formali, dove si richiedono osservazioni scritte che poi vengono o non vengono prese. Questa è una prassi che caratterizza il Ministero delle Politiche Agricole, come caratterizza il MITE, come caratterizza la politica di coesione. Cioè non nascondiamoci dietro le convocazioni formali. Io sono fortemente convinto che l'interlocuzione anche in questi termini, come l'abbiamo portato avanti, sia utile, perché ritrovo e condivido molte delle cose che poi Laura ha evidenziato e che sono alla fine nei nostri documenti e cerchiamo di portare avanti nei nostri documenti. Tutte le azioni attive previste nei PAF sono tutte azioni su cui non dubito il PSR, il PSN
con anche gli interventi regionali punteranno. Cioè, non vedo, diciamo, una contraddizione tra quello che Ministero e Regioni vogliono fare con quelle che sono le attese, perché questi sono gli elementi che cerchiamo di portare nella discussione. Allora, io diciamo, sicuramente il metodo è importante. Il metodo istituzionale è importante, però diciamo, quello a cui tengo è anche diciamo, il lavoro che altrettanto facciamo dietro le quinte, che diciamo, deve essere riconosciuto in tutto e per tutto, perché altrimenti diciamo, poi rischiamo di fare degli arretramenti rispetto a degli avanzamenti. Guardate, con grande onestà, diciamo, io potrei diciamo, fare lunghe liste di cose su cui il MIPAF o noi come rete, malgrado le collaborazioni attivate, non abbiamo avuto reciprocità non con il MITE, in generale con una serie di soggetti esterni, però diciamo, non lo trovo onestamente diciamo, il modo per far avanzare i lavori. Quello che serve a far avanzare i lavori è diciamo, cercare di costruire costantemente il dialogo e il confronto tra diciamo, i vari soggetti coinvolti. Grazie Franco anche per avermi dato spazio di replicare. Bene, grazie a te. Sicuramente non smetteremo mai di stimolare i confronti anche informali, diciamo, siamo convinti che servono. Bisogna però prendere atto che ci sono dei ritardi, non sono imputabili probabilmente alla struttura tecnica. Il problema è che dalla rappresentanza istituzionale e politica non abbiamo avuto risposte, nonostante ripetuti solleciti. Passerei adesso la parola ad Andrea Massari, come autorità di gestione del PSR Lombardia. Lui ha il compito di darci il punto di vista delle regioni che sono state più volte chiamate in causa. Sono sicuramente un soggetto fondamentale perché le regioni chiaramente dovranno riuscire a ricollocare quella che è una loro funzione dettata dall'alto dalla Costituzione, quindi c'è una competenza indiscutibile da parte delle regioni quando si tratta di politiche agricole, ma sappiamo che le regioni sono determinanti anche rispetto all'applicazione delle direttive comunitarie per la biodiversità, quindi non solo l'agricoltura. Vorremmo sentire da Masai quali sono le aspettative e i punti di vista di una regione, ma penso che possa, come dire, portarci anche un punto di vista più ampio, più allargato, parlando anche per i suoi colleghi. Dottore Massari, a lei. Eccomi qua, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Io non ho slide, mi sono preso qualche appunto e ho seguito con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e che fondamentalmente hanno affrontato tutte quelle che sono le criticità di questa fase che stiamo vivendo. Io vi porterò, insomma, la visione un po' più magari anche gestionale, nel senso da autorità di gestione, comunque da regione che poi si trova che si dovrà trovare ad applicare, insomma, che si è trovata ad applicare questo PSR, si troverà ad applicare il prossimo e anche i modelli degli ecoschemi. Qualche, diciamo, osservazione preliminare rispetto a quello che ho sentito. Io penso che, allora, noi come Regione Lombardia, è vero, siamo coinvolti nei tavoli nazionali, come ho già avuto modo di dire anche in altre occasioni, noi arriviamo a quei tavoli nazionali, comunque avendo fatto un lavoro che era già partito nel 2019 di coinvolgimento dei vari stakeholders. Poi sicuramente il Covid non ci ha aiutato, però comunque sui temi ambientali, al patto per lo sviluppo di Regione Lombardia in cui partecipano tutti gli stakeholders, noi partecipiamo, discutiamo molto spesso con la nostra DG Ambiente, con la nostra autorità ambientale, qualche volta litighiamo, ma però diciamo che per le più volte discutiamo e devo dire che questa mancanza di dialogo che è stata riportata su altri livelli, non penso che valga per la Regione Lombardia. Forse a livello regionale è più semplice e devo dire che anche chi, siccome oggi ci sono dei colleghi che hanno partecipato anche al comitato di sorveglianza che abbiamo fatto il 10 giugno, anche insomma, i
il PSR di Regione Lombardia è un PSR che di ambiente ne ha dentro tanto, abbiamo il 42-22%, con la modifica andremo a più del 44% perché assorbiremo diciamo, la parte ambientale nazionale per i meccanismi previsti dalla Commissione Europea, quindi forse ecco il primo punto di partenza che si diceva forse anche all'inizio è riconoscere che comunque l'agricoltura con gli attuali strumenti a livello di ambiente ha fatto tanto. E riconoscere questo secondo me serve anche per uscire un po' da quelle logiche di contrapposizione che secondo me hanno segnato la dialettica e hanno anche segnato le proposte che sono uscite a livello di Commissione Europea. Una Commissione Europea che ci ha messo, mi sembra che la prima, adesso Monteleone forse si ricorda meglio di me, la prima proposta di modifica diciamo della nuova programmazione è stata depositata nel 2018, mi sembra che si debbano rivedere a ottobre per la chiusura definitiva dei triloghi, se ho letto bene un comunicato stampa di prima, quindi ci stanno mettendo 3-4 anni per dirci quale sarà la nuova programmazione comunitaria. Se posso fare una battuta un po' polemica, forse invece che fare l'elenco dei 42 ecoschemi o dei 50 ecoschemi che si aspettano, avessero fatto il loro lavoro, ora ci troveremmo meno in difficoltà e ci troveremmo meno in ritardo, perché il ritardo che obiettivamente c'è, però è un ritardo che non penso che possa essere imputato solo alle regioni o solo al ministero o solo agli attori nazionali. È un ritardo dovuto al fatto che quello che è uscito è estremamente complesso, quindi togliamoci dalla testa che sarà facile farlo. Mi viene da dire togliamoci, non illudiamoci che ci saranno ecoschemi o misure del PSR facili, poco burocratiche, perché quello che è uscito è molto burocratico. Questo penso che sia la situazione di partenza. Detto questo, io volevo portarvi un po' anche, quindi la difficoltà è questa, la difficoltà è di trovare su un piano nazionale una quadra, scusate in termini poco tecnico, che mette insieme non solo gli ecoschemi, ma mette insieme, come giustamente fatto notare il professor Frascarelli prima e anche gli altri che mi hanno preceduto, i vari strumenti che abbiamo. E nel metterli insieme bisogna fare una, cioè per veramente fare anche un bagno di realtà, diciamo, bisogna anche capire gli impatti di questi nuovi strumenti sull'agricoltura italiana, ma anche sull'agricoltura delle varie regioni. Frascarelli diceva 50% di premio base. Io dai calcoli, sicuramente Frascarelli ha ragione perché ne sa più di me, quel 50 potrebbe essere ottimista, potrebbe essere che arriveremo a soltanto un 42%, quindi saranno i 190, saranno i 180 euro a ettaro di finanziamento sull'aiuto al reddito. Tutto il resto sono altri strumenti, 900 milioni di ecoschemi, ci potrebbero essere 500 milioni di accoppiati, 350 milioni di redistributivo, dove qua consentitemi il piccolo e bello non sempre è vero, perché molto spesso le aziende piccole non è detto che garantiscono quei livelli ambientali necessari. Dopodiché abbiamo il 3%, lui ha messo il 2, quindi i 100 milioni dei piani settoriali, gli altri 100 milioni dell'analisi del rischio, i 70 milioni di giovani. Questo vuol dire che sicuramente il discorso su quali siano gli strumenti migliori, cosa mettere sugli ecoschemi, è un ragionamento che deve essere fatto complessivamente e che non può esulare da quello che succede diciamo sugli altri strumenti del primo pilastro, ma anche da quello che decideremo di mettere o che cosa si deciderà di fare sul secondo pilastro. E poi questo a livello tecnico. A livello politico è inutile che ce lo nascondiamo. Io penso che ciascuna regione farà una valutazione di quello che sono le sue attuali dotazioni sul primo e secondo pilastro e logicamente cercherà di mettere in piedi degli strumenti
che continuino a sostenere il proprio tipo di agricoltura. E sicuramente le esigenze di Regione Lombardia non sono le stesse esigenze magari della Regione Umbria o di altre esigenze. Quindi le difficoltà sono difficoltà di tipo tecnico e probabilmente saranno anche difficoltà di tipo politico. Che cosa fare, diciamo, per ovviare a queste difficoltà? Io penso che a un certo punto si dovranno fare delle scelte anche rispetto al panorama che avete, che hanno evidenziato gli interventi precedenti. E se vogliamo stare su scelte facili e gestibili in riferimento agli ecoschemi, secondo me dovremmo scegliere che cosa andrà sugli ecoschemi e che cosa andrà sul PSR. E qua la discriminante, il che non vorrà dire che se non metteremo il biologico sugli ecoschemi vuol dire che l'Italia non sostiene gli ecoschemi. Ma banalmente, siccome gli ecoschemi sono degli strumenti che sono annuali, noi dovremmo cercare di mettere sugli ecoschemi degli strumenti il più semplici possibili, che sono gestibili con una gestione dei pagamenti annuali. Oggi noi il biologico lo paghiamo sul secondo pilastro, che ha meccanismi diversi, che ci dà più tempo per pagare e che ha anche dotazioni finanziarie differenti. Quindi io vi posso portare quella che è la visione di Regione Lombardia e i ragionamenti che stiamo facendo, diciamo, al nostro interno e che porteremo e che in parte abbiamo già portato ai tavoli nazionali. In realtà un tavolo specifico sugli ecoschemi non è stato ancora organizzato, però negli altri incontri che abbiamo fatto abbiamo avuto comunque modo di approfondire. Sicuramente per Regione Lombardia, anche rispetto ai due modelli, diciamo, che proponeva Frascarelli prima, cioè il tipo 1 e il tipo 2, cioè uno un ecoschema generalizzato e sopra il PSR piuttosto che scelte settoriali, io non so quale sia il migliore o il peggiore. In una logica però di cercare di intercettare più aziende possibili e di mantenere, diciamo, un adeguato livello di reddito volto alla sostenibilità ambientale di quelle aziende che hanno, diciamo, maggiore PLV, sicuramente avere un modello di ecoschema il più diffuso possibile e il più semplice possibile, che non vuol dire banale, non vuol dire anche qua per non vuol dire dare i soldi per non fare niente, no, vuol dire individuare degli interventi di tipo ambientale che tengono dentro il sistema tutte le aziende agricole, e su questo ritornerò dopo in chiusura. Io ho sentito parlare molto poco negli interventi precedenti del tema zootecnia. È evidente che noi come Lombardia, per noi è un tema rilevante, ma sicuramente il tema zootecnia legato al tema aria, che in questo momento mi sembra di capire che fra tutte le tematiche ambientali, anche qua se vogliamo mettere una scaletta e dare delle priorità, forse è quella su cui è necessario intervenire con maggior decisione. Sicuramente avere degli ecoschemi che intervengano e che facciano evolvere il sistema zootecnico lombardo, che è intensivo, dove intensivo non è una parolaccia, mi permetto di dire, sicuramente è un sistema diverso da altri sistemi zootecnici italiani, però è il sistema che fondamentalmente ad oggi, che ci piaccia o non ci piaccia, dà da mangiare al sistema Italia, su un sistema zootecnico dove siamo come sistema Italia deficitari. Quindi anche qua l'altro ragionamento di sostenibilità forse va fatto non solo a livello italiano, ma va legato comunque a una sostenibilità ambientale ma anche produttiva. Io non mi posso permettere di diminuire i livelli di produzione nostri finché non cambiano i consumi. Questo è, noi sulla carne mi sembra che siamo autosufficienti per il 47%, sul latte con la fine delle quote latte, che hanno portato a anche lì ha un impatto ambientale non poco rilevante, abbiamo aumentato ma siamo comunque ancora deficitari. Allora
io devo far evolvere questo mio sistema, devo tenerlo dentro il sistema, diciamo, di contribuzione della PAC, e poi vi spiego il perché. Per fare questo devo cercare, ma lo dico molto onestamente, di fare rientrare con delle misure ambientali i soldi che io tolgo con il taglio del 25%. Quindi sicuramente il tema del benessere animale, sicuramente il tema dell'utilizzo degli antibiotici, dove molto è stato fatto. Noi in Lombardia abbiamo la ricettazione elettronica, ma in tutta Italia c'è. Sicuramente anche avere magari degli ecoschemi che premino l'adesione a dei piani di controllo su determinate malattie. Questo secondo me è la prima, se dovessi scegliere o dovessi dire come la pensa la Lombardia, direi questo. Il secondo è sicuramente un sistema di sostenibilità delle colture, dove anche qua io vi devo dire che da agronomo non mi piace pensare, cioè non mi piace molto gli slogan del Green Deal con le riduzioni in termini percentuali in valore assoluto, cioè in termini percentuali così, senza sapere il punto di inizio, il punto di partenza, senza sapere quello che si è fatto negli anni. Ma sicuramente noi abbiamo la possibilità e abbiamo la capacità di migliorare l'utilizzo dei fitofarmaci, di migliorare l'utilizzo dei concimi di sintesi, piuttosto che di migliorare anche l'utilizzo dei concimi zootecnici. Fra l'altro, permettetemi, il sostenere la zootecnia rispetto anche a tutte le politiche agroenergetiche di cui è pieno il recovery, forse è anche una logica. Certo, io devo fare evolvere questa mia zootecnia, devo renderla più sostenibile ambientalmente, sono assolutamente d'accordo. Ci sono però studi e azioni di mitigazione che mi dimostrano che io su un allevamento zootecnico, intervenendo sulle razioni, intervenendo sul benessere animale, intervenendo su una serie di cose, posso diminuire del 15-20% l'impatto di quel mio allevamento. Allora, la strada per noi è quella, non è diminuire del 15-20% il numero dei capi o la produzione zootecnica, ma è diminuire l'impatto con tecniche adeguate. Sicuramente, prima sentivo già citare da più persone il tema della formazione, dell'informazione, della formazione, della consulenza aziendale. Ci aggiungo le attuali operazioni del PSR, la 16.1, la 16.2, ma se vogliamo parlare in prospettiva 2023 parliamo dell'ACHIS. Allora, l'ACHIS per me è ambiente, e quello che ci giochiamo sull'ambiente molto sta in queste tipologie di strumenti. Sul tema ho sentito parlare molto anche qua sugli ecoschemi biologico, agricoltura integrata e quant'altro, agricoltura di precisione. Io penso che siano cose assolutamente essenziali e che queste saranno politiche che dovranno fare parte del prossimo piano nazionale strategico e faranno parte dell'operatività di tutte le regioni. Sinceramente non penso che siano che possano essere agite tramite gli ecoschemi. Sugli ecoschemi vedrei di più un sistema di premialità sulle certificazioni magari bio, piuttosto che sulle certificazioni SQNPI, piuttosto che sulle certificazioni del benessere o dei sistemi di qualità nazionali. Per capirci, anche qua un po' da manovale, chiedo scusa la banalizzazione, diciamo l'attuale 3.1 del PSR portata sugli ecoschemi, perché questa sì è facile da gestire. Sicuramente non ha un premio capo, un premio ettaro molto elevato, ma diciamo, ribadisco, tiene le aziende all'interno del sistema ecoschemi. Sinceramente vedo più difficile il tema dei pascoli e del biologico dentro gli ecoschemi, ma perché vedo più facile che queste cose possano essere sviluppate con strumenti diversi, con la misura 13 piuttosto che con la misura 11, diciamo, del PSR, anche per evitare
di fare confusione, di avere quei problemi di tiraggio, diciamo, di cui diceva anche prima Monteleone, perché in questo momento la grande difficoltà che abbiamo tutti quanti è di capire appunto quale sarà l'impostazione del nuovo PSR, cioè è un po' tutto un sistema a, diciamo, a cascata. Finché io non so esattamente le regole di condizionalità, le regole di ecoschemi, non posso fare il mio PSR. Però a un certo punto andrà tirata la riga e andranno fatte delle scelte, quindi non tutto sugli ecoschemi, ma alcune cose, alcuni strumenti più complessi, dico io, forse è meglio gestirli all'interno del PSR. Queste sono le cose macro. Poi sicuramente, non so, ci sono alcune cose particolari, non so, Lombardia, il tema risaia, o comunque il tema valenza ambientale della risaia è un qualche cosa che dovremo trovarci ad affrontare. Sicuramente è anche il ritorno, diciamo, a una valenza ambientale della risaia, un ritorno che magari si è un pochino perso per le tecniche anche di coltivazione che sono cambiate, forse si potrebbe fare anche questa cosa qua, capire se si può mettere sull'ecoschema o se conviene metterla sul PSR. Mi viene da dire che interventi così puntuali sarà difficile, diciamo, che a livello nazionale sul riso ci sia, diciamo, una concomitanza di vedute, che tutte le regioni, diciamo, siano d'accordo sul mettere un ecoschema riso che fondamentalmente interessa due regioni. Quindi la difficoltà di adesso, che però possiamo superare soltanto se ci mettiamo a ragionare scendiamo di livello, lasciamo un po' perdere, diciamo, le rivendicazioni sindacali, io da una parte e dall'altra, nel senso la rivendicazione che comunque l'agricoltura non fa mai abbastanza per l'ambiente, e dall'altra parte la posizione magari di alcune sindacali agricole dicendo che invece si fa già tutto, non sono vere secondo me entrambe le cose. Probabilmente dobbiamo metterci a lavorare a livello più tecnico su quello che effettivamente si può fare con uno strumento e invece su quello che è meglio fare su un altro strumento. Chiudo con, diciamo, una preoccupazione, perché questo mio intervento sicuramente molto lombardo-centrico, ma poi, o meglio, molto pianura padano-centrico, diciamo così, no? Nel senso che poi anche qua non è una questione, diciamo, di appartenenze, diciamo, a regioni amministrative diverse o appartenenze politiche o quant'altro. Io vedo che molto spesso i temi sono proprio di agricolture che sono in alcune zone d'Italia diverse da agricolture di altre zone d'Italia. Però io vi dico che una preoccupazione che io vedo, che è una preoccupazione anche ambientale, è quello che dicevo prima, di non perdere la possibilità di intervenire con questi strumenti sul maggior numero di aziende agricole lombarde o della pianura padana. Io penso che potrei parlare anche per la pianura emiliana piuttosto che veneta, piuttosto che piemontese. Il dato che diceva prima Frascarelli, quei 190 euro a ettaro, che secondo me potrebbero anche essere meno, se non di fronte a una condizionalità rafforzata, anche quello sono molto d'accordo con quello che diceva Frascarelli, guardate che la condizionalità nuova non è acqua fresca, cioè ci sono impegni per le aziende, impegni sicuramente giusti, ma sono impegni che, se fatti bene, comportano, diciamo, degli impegni anche economici. Allora, io penso che se noi non stiamo attenti a creare degli strumenti di tipo ambientale che siano collegati con la parte però di sostenibilità produttiva e sociale, che lo ripetiamo sempre come un mantra, e che trovino un punto di equilibrio e un punto, diciamo, di adesione da parte delle aziende agricole, io vi dico che sono abbastanza preoccupato, forse mi preoccupo per niente, che ci potranno essere delle aziende agricole che faranno una valutazione di opportunità, nel senso, se quei
io prenderò quei 190 euro ettari per i miei ettari, vediamo che cosa riesco a prendere sugli ecoschemi piuttosto che no, dopodiché rispetto alla PLV che io faccio e alla produzione che io faccio e al reddito che io ricavo dalla mia azienda, deciderò se stare al gioco o no. Magari il pallone lo lascio lì e continuate a giocare voi. Però questa cosa mi preoccupa, perché vuol dire che io perdo queste aziende, anche a livello ambientale le ho perse, perché perdo lo strumento per poter intervenire e far evolvere su queste, ambientalmente queste aziende. E vi assicuro, io non lo vedo una questione così remota, perché se io vedo oggi alcuni settori zootecnici, sono settori che a livello di strumenti finanziari, diciamo del primo o del secondo pilastro, non partecipano al gioco. Cioè i problemi ambientali che abbiamo sul settore suinicolo piuttosto che sul settore avicolo, piuttosto, quindi la sostenibilità ambientale di quegli allevamenti non è una sostenibilità ambientale che è dipesa o non è dipesa dagli strumenti di programmazione comunitaria. Quindi io devo stare attento a non perdere quelle aziende che oggi sono dentro il sistema e devo stare attento a far evolvere queste aziende. Ho in mente soprattutto le zootecniche, bovine da latte piuttosto che bovine da carne, piuttosto che alcuni altri settori che hanno PLV elevata, per portarle a un'agricoltura più sostenibile, cosa che tutti vogliono fare. Cioè io non conosco aziende agricole che vogliono produrre inquinando, perché ci vivono sulle loro aziende agricole e la loro casa. Quindi secondo me la volontà, e anche quello che si è fatto in questi anni, è indice che la volontà c'è. Però dobbiamo stare secondo me attenti che ad alzare troppo l'asticella o a mettere un'asticella a un'altezza tale per cui le aziende agricole non ci stanno, le aziende passeranno sotto questa asticella, se mi consentite il gioco un po' di parole. Quindi quello che dobbiamo fare, la invito a chiudere, così okay, passiamo la parola agli agricoltori. Assolutamente sì, quello che dobbiamo fare è assolutamente trovare dei meccanismi che intercettino il maggior numero di aziende agricole e che le facciano stare all'interno del sistema che stiamo costruendo. Vi ringrazio. Grazie a lei. Ha posto sul tavolo sicuramente una serie di temi importanti. Speriamo di poter avere presto l'occasione di poterci confrontare direttamente con le regioni, perché a parte alcune iniziative avviate da regioni come Veneto, Lombardia, o consultazioni online da parte di altre poche regioni, in realtà al momento non abbiamo mai avuto la possibilità di approfondire qualsiasi tema relativo alla nuova PAC. Quindi speriamo che diciamo, i confronti non si limitino solo alle relazioni istituzionali tra regioni e ministeri, ma che ci sia data la possibilità appunto di poter entrare nel merito delle tante questioni anche controverse che ci ha accennato. Bene, si chiude così la prima parte di questo convegno. Siamo andati un po' lunghi, ma sicuramente abbiamo fornito tutti gli elementi utili per la riflessione. Passerei adesso la parola a Damiano Di Simmine, che deve coordinare la seconda parte dell'intervento, cercando anche di recuperare una parte del tempo che abbiamo rubato in questa prima parte. Damiano, ci sei? Sì, ci sono, il video però non è attivo, non è stato disattivato, vediamo se riusciamo a partire. Non mi si vede, va bene, tanto l'importante è che mi si senta, mi sentite? Sì, ti sentiamo, a questo okay. Punto spisco io e ti lascio la parola. Chiedo magari agli amici di Silverback di renderti visibile. Bene, a più tardi. Bene, abbiamo adesso abbiamo adesso questo momento di confronto, avrebbe dovuto durare tre quarti d'ora, in realtà cercheremo di stringere, quindi chiedo a tutti i partecipanti di collaborare alla sintesi, che è un confronto con le organizzazioni dei giovani agricoltori. Abbiamo scelto i giovani agricoltori non a caso, intanto perché sono una categoria
che è attenzionata, diciamo così, dalla PAC da tempo, anche se con misure che ci sembrano, non a noi ma agli osservatori, inadeguate. Sappiamo che con la chiusura del negoziato, del trilogo, sappiamo come è uscita, è già stato detto da Ferroni all'inizio, sappiamo che sono state, che questa nuova PAC, in realtà ormai l'abbiamo capito tutti, sarà una PAC fortemente devoluta agli Stati membri, lo sarà perché ci saranno i piani strategici nazionali, lo sarà anche per come è stata condotta e come si è concluso il negoziato. Di fatto in Europa è stato il Consiglio, molto più che il Parlamento, quindi la rappresentanza degli Stati membri, a esprimere, a spostare gli equilibri. Quindi è chiaro che questo da un certo punto di vista è un problema, perché toglie in qualche modo alla PAC quella unitarietà di politiche a livello europeo che avrebbe sicuramente favorito l'intercettazione degli obiettivi del Green Deal, ma è anche un'opportunità in cui ci si può giocare, perché è vero che appunto gli ecoschemi sono stati ridimensionati dalla loro importanza economica, ma ricordiamoci il 20 e poi il 25% sono limite minimo. L'Italia potrà fare di più e potrà soprattutto lavorare sulla qualità degli ecoschemi per intercettare quegli aspetti del Green Deal, della transizione ecologica, che invece nella riforma della PAC non sono entrati. L'Italia può giocarsi bene con il suo piano strategico nazionale un suo ruolo guida, se deciderà di farlo, per quanto riguarda la transizione agroecologica, che è stata richiamata in apertura da Barberi, e quindi diciamo di diventare un paese in cui il made in Italy agroalimentare è anche una garanzia in qualche modo di maggior sostenibilità ambientale. Sappiamo però, in questo avranno un ruolo importantissimo ovviamente le imprese, che se sapranno rinnovarsi, se sapranno facilitare l'ingresso di giovani e di nuove competenze all'interno delle imprese. Sappiamo che finora i giovani non sono stati particolarmente favoriti, nella riforma della CAP della PAC sono stati mantenuti quegli aspetti di irrigidimento, a partire dal fatto che è stato eliminato il capping obbligatorio, quindi diciamo si favorisce in qualche modo i diritti acquisiti, le rendite, e si sfavorisce invece una ridistribuzione degli aiuti che premia anche le piccole realtà, che sono spesso quelle con maggior presenza di giovani. Sono stati dilazionati gli obblighi di convergenza, ma l'Italia può decidere di non farlo, può decidere di accelerare il phasing out dai titoli storici, che sono un altro elemento di rigidità del sistema che di certo non favorisce l'entrata di nuovi soggetti nel mondo agricolo. È stato introdotto un pagamento redistributivo, doveva essere del 12 e del 10, molti osservatori lo giudicano insufficiente per avere un vero impatto sulle aziende piccole sfavorite. È stata introdotta una condizionalità sociale con molti dubbi, perché sarà un provvedimento legislativo autonomo sulla reale praticabilità dei controlli. Insomma, l'Italia in questo momento può giocarsi una partita, non gioca in condizioni favorevoli, perché siamo tra i paesi europei quelli con i maggiori squilibri nella distribuzione degli aiuti PAC. Peggio di noi sono soltanto i paesi dell'est e il Portogallo, che hanno una situazione di distribuzione degli aiuti più asimmetrica della nostra, in cui appunto l'80% degli aiuti vanno solo al 20% delle imprese. Quindi questa è una situazione da cui dobbiamo partire, su cui dobbiamo lavorare per modificarla. Quindi lavorare per intercettare quegli aspetti, quei temi del Green Deal, della strategia Farm to Fork, che sono stati in qualche modo disattesi dalla riforma della PAC, e lavorare perché gli aspetti redistributivi che sono così penalizzanti per chi vuole fare impresa, soprattutto per chi è giovane in Italia, oggi sono così rilevanti. Appunto, una PAC molto nazionalizzata, in cui i paesi membri hanno molte, e quindi l'Italia in particolare, hanno molte carte da giocare per poter correggere quegli aspetti dell'impostazione della riforma della PAC che tendono più che altro invece a mantenere le rendite di posizioni e la distribuzione attuale, sia per territori che per
entrata di attori giovanili. Ne parliamo con le rappresentanti delle giovanili delle maggiori organizzazioni agricole, in particolare con Alex Vantini, vicepresidente col Diretti Giovani Impresa, con Francesco Mastrandrea, che è presidente di Confagricoltura Giovani, e con Stefano Francia, che è rappresentante di CIA, presidente di CIA Giovani. Quindi io comincerei da Alex Vantini, non so se è già collegato, se si può collegare, chiedendo a tutti e tre degli interventi brevi per consentirci di recuperare un po' del tempo che abbiamo perso, guadagnato in contenuti, ma perso in termini di... Prego, Vantini. Sì, buongiorno a tutti, grazie della possibilità di intervenire. Io cerco di fare un discorso un po' più generalizzato, ragionando un attimino su quello che è l'identikit del nuovo... della nuova generazione di imprenditori agricoli italiani. Sono imprenditori competenti, sono imprenditori connessi, aperti all'innovazione e sicuramente che hanno un occhio di riguardo importante per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, così come la propensione imprenditoriale. Negli ultimi 5 anni, noi lo comunichiamo spesso come col Diretti, il numero di giovani imprenditori agricoli è aumentato, è cresciuto del circa il 14%, e con un aumento importante soprattutto nel 2020, anno di pandemia. I giovani riescono ad avere maggior performance aziendali in termini di fatturato, in termini di occupazione, e sono riusciti a reinterpretare quello che è il fare agricoltura, soprattutto dalla legge di orientamento del 2001, quest'anno festeggeremo in 20 anni, che ha cambiato profondamente il settore agricolo e ha aperto di fatto un mondo. Si è passato da quella che è la solo produzione a un sistema appunto diverso di fare agricoltura. Pensiamo all'agriturismo, alla vendita diretta, ma così alla trasformazione di quelle che erano piccole imprese agricole che si occupavano appunto solo di produzione primaria in piccole, alcune anche non così piccole, ma realtà agroalimentari. Giovani che hanno, come dicevo, un occhio di riguardo alla sostenibilità, perché in 10 anni è diminuito anche in punto di 50% quello che è l'utilizzo di chimica all'interno dei campi nel nostro stivale, e che appunto per questi motivi ci troveremo in una zona avvantaggiata per quanto riguarda non le sfide del New Green Deal. Io ragionando sulla PAC, qualcuno ha già detto che il risultato è buono, non buonissimo, è buono, ma il problema è che non è così semplice. E cosa voglio dire con questo? Mi collego partendo anche da un'indagine che Coldiretti ha fatto su un campione di 8.500 aziende giovani negli scorsi mesi. Alla domanda di quali sono le principali problematiche che un'attività imprenditoriale giovane ha ad oggi nel fare impresa, la prima, per quasi il 40% delle risposte, è stata la burocrazia. È la principale problematica di quello che è l'espletamento di un'attività imprenditoriale agricola. E ad oggi possiamo pure dire che è nella PAC di fatto, anche secondo appunto questo campione di imprese, che si annida la maggior parte della pratica burocratica per un imprenditore. Con questo cosa voglio dire? Che è un buon risultato, appunto, ma non è semplice. Se dobbiamo andare verso una nuova PAC, dobbiamo farlo cercando di renderla semplice per le imprese. Allora, col Diretti accoglie positivamente la necessità di andare oltre il greening e la nuova condizionalità, così come diceva prima il dottor Massari, è tanta roba, va a racchiudere tutto quello che è il vecchio greening, e in più ci sono appunto gli ecoschemi. Non solo, anche nello sviluppo rurale, quindi quella che era il secondo pilastro, si alzerà un po' l'asticella dal punto di vista ambientale. Quindi gli ecoschemi dovranno essere adeguatamente progettati e gestiti a livello nazionale, sicuramente con il consulto e le proposte di quelle che sono le associazioni di categoria, ma quello che voglio dire è che gli agricoltori sono già
protagonisti di questa svolta green, di questa svolta verde. Devono essere però accompagnati da procedure burocratiche snelle, misure semplici, efficaci anche in termini di innovazione per di fatto consentire agli agricoltori di continuare questo percorso di sostenibilità che, come dicevo prima, appunto è già in atto. Però anche qui lo dico chiaramente, penso di interpretare un po' l'idea di tantissimi agricoltori, anche giovani. Gli agricoltori e la nuova generazione di agricoltori ci stiamo e vogliamo far parte di questa rivoluzione verde, però ricordiamoci che la PAC è nata come sostegno al reddito degli agricoltori e non deve avere solo una direzione di sostenibilità ambientale, ma di tutelare il reddito, e questo è un punto veramente, veramente importante. L'applicazione degli stessi regimi ecologici che verranno richiesti deve essere appunto incoraggiata, comprendo quelli che sono i costi aggiuntivi oppure la perdita di quella che è la parte di redditività, o incentivando anche direttamente con delle misure ad hoc le buone pratiche agricole. Comunque, insomma, quello che volevo dire è che di fatto lo schema degli ecoschemi appunto deve includere un elenco di possibilità, un elenco di opzioni che gli agricoltori possono in maniera individuale o comunque collettiva scegliere in base alle esigenze ambientali e alle stesse strategie a livello di azienda agricola o comunque sia a livello di territorio, e il successo dipenderà, come dicevo prima, sicuramente dalla semplicità burocratica ed operativa della misura, però saranno poi gli agricoltori liberi di aderire o meno ai regimi ecologici richiesti, individuati nei piani strategici della PAC, a decretarne poi il vero successo di questi strumenti. Va bene, grazie anche per l'estrema sintesi. Adesso Francesco Mastrandrea mi ha scritto che ha un problema col terminale, per cui lo spostiamo per ultimo, per cui se Stefano Francia è presente io passerei a lui la parola. Stefano Francia, presidente CIA Giovani, anche tenendo in conto appunto l'indicazione che ci è appena venuta, che gli agricoltori si sentono particolarmente ingaggiati nelle sfide ambientali, ma evidentemente i risultati poi non sono appaganti. Veniamo da una settimana scorsa, proprio la Corte dei Conti Europea ha rilevato come dei 103 miliardi di euro della PAC, cosiddetti earmarked, cioè assegnati, diciamo, conteggiati come parte del cambiamento climatico, non hanno prodotto alcun effetto in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, quindi diciamo con un imperativo di migliorare l'efficacia in termini di effetti, di risultati che devono essere garantiti dalle politiche agricole dalle risorse delle politiche agricole comunitarie. Indubbiamente in Italia le aziende giovanili sono quelle anche maggiormente orientate al mercato e maggiormente sensibili a quelli che sono i messaggi che giungono dai consumatori, quindi credo che anche uno sforzo imprenditoriale orientato anche al mercato, orientato ai consumi, per rendere più visibile lo sforzo di sostenibilità delle aziende agricole possa essere intercettato dalle aziende a guida giovanile molto di più che da quelle che, diciamo così, un po' stagionate. Comunque lascio la parola a Stefano Francia, rappresentante giovani di CIA. Bene, buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito, e devo dire che la mattinata è stata molto interessante. C'è stato un numero di dati e di confronto politico di altissimo livello. Prima di partire con gli ecoschemi faccio una riflessione velocissima sull'accordo politico raggiunto. Per noi è strategico, perché sapere che dal 2023 parte la nuova politica agricola comunitaria significa riuscire a dare le risposte a quei giovani che stanno attendendo di subentrare in azienda o di effettuare il ricambio generazionale. E questa è la base di qualsiasi discussione che facciamo sull'agricoltura, perché possiamo
parlarne finché vogliamo di agricoltura, ma se non ci sono gli agricoltori nuovi che entrano all'interno della compagine imprenditoriale, facciamo veramente fatica a raggiungere le sfide che ha la nuova politica agricola comunitaria. Quindi su questo c'è sicuramente un sospiro di sollievo per l'accordo raggiunto. Il segnale positivo è quello che ai giovani sono state comunque riservate delle risorse maggiori rispetto alla scorsa programmazione. Di questo ce n'era bisogno e ce n'è una necessità importante, perché noi, come diceva giustamente prima il collega di Coldiretti, negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento degli insediamenti in agricoltura, ma questo trend non va mantenuto su quei livelli, ma va aumentato. Tutto ciò premesso, sugli ecoschemi ritengo vada fatta una riflessione importante adesso che riguarda il nostro paese, cioè l'attuazione delle norme comunitarie che adesso sono al vaglio del Ministero e delle Regioni devono essere raccolte da parte del nostro paese come una grande opportunità. Deve essere fatto ciò perché poi su questo ci giochiamo veramente l'applicabilità che hanno le imprese agricole italiane e la svolta che può avere l'agricoltura italiana. Sull'agricoltura italiana mi permetto di fare però un breve cenno di quello che è lo sviluppo delle politiche ambientali che sono state fatte negli ultimi anni. La politica agricola comunitaria in Italia ha sempre avuto un grande indirizzo non solo verso la sostenibilità economica, ma anche verso quella ambientale. Siamo stati coloro che hanno inventato la lotta integrata nel 1980, quando altri paesi non erano neanche nell'idea di cosa significasse riuscire ad affrontare il metodo dell'agricoltura in un sistema integrato. E quindi ci siamo ritrovati poiché nelle scorse PAC si è adottata la lotta integrata base per tutti. Questo quindi è un risultato che come agricoltori e come agricoltori giovani siamo onorati di aver ereditato da chi ci ha preceduto. E qui nasce una questione importante che è quella riguardante le risorse che nella PAC sono dedicate agli ecoschemi. Tra primo e secondo pilastro circa un 60% delle risorse vanno verso le misure ambientali. Questo è importantissimo, ricordiamo sempre che è una politica agricola comunitaria che però sposa veramente le logiche ambientali, ma non deve mai dimenticarsi che per raggiungere le sfide ambientali, lo diceva giustamente Ferroni in apertura, se non c'è la sostenibilità economica delle imprese che riescono ad investire per essere sempre più green, si fa fatica a raggiungerli. Quindi sicuramente su questo merita attenzione le politiche che metteremo per ridistribuire quelle risorse. Uguale lo sarà negli OCM, l'OCM ortofrutta circa un 15% sarà dedicato agli ecoschemi. Su questo si possono fare dei grandi progetti che non sono solo della singola impresa, ma sono di quella rete di produttori che solitamente in organizzazioni di produttori o in cooperative possono scegliere di avere una strategia che vada verso azioni ambientali. La cosa fondamentale e chiave che è applicabile in agricoltura, ma come in tutte le forme di finanziamento nel nostro paese, le regole devono essere chiare, devono essere ben definite all'inizio e devono essere misurabili. Cioè se noi ci andiamo a complicare la vita con degli obiettivi irraggiungibili, facciamo fatica poi ad incentivare una transizione che dobbiamo fare tutti. Quindi il nostro augurio è quello che ci siano poche misure mirate, efficienti e che premiano i comportamenti virtuosi, perché anche su questo credo vada fatta una grande attenzione a tutti i comportamenti virtuosi che sono già messi in atto. Come AGE e come CIA siamo sempre stati favorevoli all'inserimento del biologico, dell'integrato, insomma di tutte le produzioni certificate all'interno degli sforzi che si fanno già verso il sistema ecologico del nostro paese, perché su questo ricordiamo che tutte le produzioni certificate negli ultimi anni hanno veramente avuto una svolta che va anche verso un miglior utilizzo delle risorse. Va data attenzione alle pratiche che incidono meno sulla biodiversità, e cioè che hanno più rispetto dell'ambiente, utilizzando una chimica sempre più sostenibile. Su questo abbiamo fatto passi avanti da giganti, forse molto spesso non l'abbiamo comunicato nel giusto metodo, ma sulla ricerca e sull'individuazione di tutte le nuove tecnologie va fatta veramente attenzione e uno sforzo comune.
La stessa cosa va per il benessere animale e con la resistenza antimicrobica. Questo ritengo sia fondamentale. Noi abbiamo delle produzioni d'eccellenza, se pensiamo ai formaggi e ai prosciutti, non sono solo reddito per gli agricoltori, ma c'è una sostenibilità economica e sociale per il nostro paese. L'industria dell'agroalimentare da noi significa tanta occupazione e tanto indotto per coloro che lavorano attorno a noi. Quindi stiamo attenti, vediamo come migliorarlo, ma affrontiamo i temi ricordandoci sempre bene anche quali sono i pesi che nell'economia vengono diciamo implicati quando facciamo delle scelte. L'ultima questione che ricordo e che mi sento orgoglioso di riprendere sono la sintesi delle sfide che abbiamo: la digitalizzazione in agricoltura e l'agricoltura 4.0, l'agricoltura smart. Per affrontare delle nuove sfide servono delle tecnologie nuove e quindi la rivoluzione che dovremmo fare deve essere accompagnata dalla conoscenza maggiore delle tecnologie e da un'applicazione del digitale sempre meglio in agricoltura. La formazione. Io sono emiliano romagnolo e ritengo che se Ceredi, l'assessore illuminato che inventò la lotta integrata, non avesse puntato sulla formazione assieme alle misure della lotta integrata, gli agricoltori non avrebbero applicato la lotta integrata nel giusto metodo. Quindi l'attenzione alla formazione e alla divulgazione è strategica ed è fondamentale. Le sfide si vincono se colui che è attore del processo capisce e comprende bene qual è l'operazione culturale che sta svolgendo. E poi alcune cose che come CIA stiamo portando avanti da anni. La prima è l'impegno che CIA ha messo sugli ecosistemi degli impollinatori. Abbiamo fatto delle riunioni con la filiera degli apicoltori per riuscire ad individuare bene quali fossero le proposte da mettere a punto. L'impegno che abbiamo con Soil for Life assieme a Lega Ambiente per il suolo, per la salvaguardia delle acque e per una conoscenza sempre maggiore di come si deve mantenere il suolo. L'attenzione che abbiamo al risparmio della risorsa idrica, che è veramente qualcosa di importante e veramente strategico. E l'ultima cosa di cui ci sentiamo più orgogliosi, e cioè noi in 40 anni di storia siamo sempre stati seduti ai tavoli della concertazione per riuscire ad indicare quali fossero i punti di vista e il bene comune da portare avanti per il settore rurale italiano. Gli agricoltori non solo sono imprenditori, ma abitano sul territorio rurale, sono più a contatto con l'ambiente e sono legati all'ambiente. Quindi si sentono attori e protagonisti delle sfide che sono da mettere in campo. Quindi ripartiamo tutti assieme con giornate come queste che possono veramente essere di beneficio per tutti. Prima di chiudere nel salutarvi vi chiedo scusa, ma fra poco mi devo scollegare perché avevo già una riunione in programma e l'avevo comunicato quando mi fu girato l'invito. Grazie. Intanto grazie a Stefano Francia, adesso Master Andrea ha risolto i suoi problemi tecnici, quindi lascerei direttamente a lui, a Francesco Mastrandrea, che è presidente di Confagricoltura Giovani, la parola, e gliela butto lì comunque un tema che magari se ritiene può affrontare, il tema della convergenza, il tema del liberare la PAC in Italia da quelle rendite di posizione che si chiamano titoli storici. Come la vede lui questa cosa? Buongiorno a tutti. Piacere di partecipare e di aver ascoltato purtroppo in parte il momento di stamattina, che è stato molto interessante, ma essendoci un po' allungato sui tempi sono dovuto mancare. Mi è mancata soprattutto, mi sono mancati i numeri del professor Frascarelli, che poi ho risentito negli altri interventi, e devo dire che sono abbastanza preoccupanti dal mio punto di vista. Questo spiego subito perché naturalmente il mio intervento va a complemento dei miei due colleghi che mi hanno preceduto, quindi è vero, parto dall'inizio, le rispondo dottor, ma parto un po' da una valutazione iniziale, che come associazione di categoria, ma come giovani imprenditori agricoli, noi continuiamo a perseguire. Noi sappiamo che la PAC, la politica agricola comune, in generale, come ha detto qualcuno prima di me, è una politica di supporto agricolo. Sappiamo perché nasce la PAC, sappiamo che nasce per dare un supporto a tutti gli agricoltori, giovani, meno giovani,
piccoli, grandi e tutti quelli che effettivamente producono il cibo per tutti i consumatori europei. Non c'è bisogno di riprendere la storia, ma quello era l'obiettivo e quello è l'obiettivo che deve rimanere. Questo lo dico perché effettivamente nella discussione che ha portato fino ad ora che ha portato fino all'ultimo trilogo di qualche giorno fa, purtroppo il reddito degli agricoltori, la produzione di cibo è stata sempre messa in secondo piano, nonostante nella via che ha portato dal Farm to Fork, che è il documento di partenza, come tutti sappiamo, all'ultimo accordo si siano fatti numerosi miglioramenti e quindi avvicinamenti della politica agricola comune al suo vincolo storico, quello del reddito degli agricoltori. Effettivamente devo dire che ancora oggi l'aspetto ambientale e condizionale della politica agricola comune rimane un forte, come dire, mi viene macigno, ma è un buon macigno sul budget generale. E questo non perché io sia contrario, noi siamo contrari diciamo, al rispetto ambientale da parte degli agricoltori, come diceva poco fa il funzionario della regione Lombardia. E questo perché l'agricoltura non ha in generale non ha nessun interesse, sia giovani che meno giovani, gli agricoltori non hanno nessun interesse a non valorizzare i vincoli ambientali delle proprie aziende, perché effettivamente vivendo di ambiente effettivamente sarebbe un po' stupido, se mi permettete la parola, lavorare per distruggere quello che ti fa vivere. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è l'impianto generale che non ci soddisfa. Poi per il resto sicuramente, visto che il tema della giornata erano gli ecoschemi e gli obiettivi climatici e ambientali della politica agricola comune, devo dire che sono sacrosanti, anche se richiedono un budget molto importante, come diceva il professor Frascarelli all'inizio, e siccome sappiamo che il mondo agricolo non è un mondo, le aziende agricole non sono le aziende agricole che hanno un change management velocissimo, quindi per un'imposizione generale agli stati membri di utilizzare il 25% del massimale dei pagamenti diretti per gli ecoschemi in due anni, operativamente non sono fattibili per il mondo agricolo generale. Immaginate per le aziende giovani, perché è vero che chi prima di me ha detto che c'è un ritorno nei numeri degli agricoltori, dei giovani agricoltori alle aziende, ma c'è anche un numero abbastanza importante di abbandoni prima dei 5 anni di attività delle aziende agricole. Questo che vuol dire? Vuol dire che effettivamente il supporto ai giovani imprenditori, a parte gli ecoschemi, a parte gli obiettivi ambientali, non è stato fortemente valorizzato né nella precedente PAC e secondo noi neanche in questa. Noi come giovani agricoltori europei con il CECA abbiamo lavorato tanto in questo anno per massimizzare le nostre aspettative, noi le chiamiamo in Europa, per cercare di ragionare anche sui pagamenti diretti, su una premialità ulteriore per i giovani imprenditori, ma devo dire che è stato fatto un po' di lavoro, ma ritenermi soddisfatto non è nelle corde. Quindi questo è una chiave chiara che vorrei dare alla discussione. Poi sicuramente le condizioni sono diverse e abbiamo in merito agli ecoschemi delle proposte di spalmare questo cambio diretto dei pagamenti, questo cambio importante dei pagamenti diretti, perché effettivamente, ripeto, rischiamo, noi come Confagricoltura abbiamo fatto delle proiezioni su aziende tipo da non solo da 1.000 ettari, ma aziende tipo da 50, 100, 150 e 200, e abbiamo visto che effettivamente il taglio netto è importante sui pagamenti diretti. Quindi abituare le aziende, anche giovani, a questo tipo di cambiamento è un obbligo che ci dobbiamo prefiggere.
e ce lo prefiggeremo, diciamo, come giovani Confagricoltura, ce lo prefiggeremo come se già, e ce lo dobbiamo prefiggere anche attraverso quello strumento che Stefano Francia poco fa menzionava e che io menziono sempre all'inizio di tutte le politiche generali di azione nel mondo agricolo, che è la formazione specialistica in agricoltura, anche in merito ai vincoli climatico-ambientali e agli ecoschemi, deve essere primaria e deve essere integrata in una politica agricola comune nel supporto ai giovani imprenditori, perché ripeto, nei primi 5 anni molta gente abbandona perché l'azienda agricola è un'azienda immobilizzata, patrimonializzata, quindi ha forti investimenti all'inizio, ma se poi non vengono commisurate ad una certezza di reddito non riescono a sopravvivere. Quindi questa è la nostra posizione. In merito alla sua domanda, diciamo, desumo la mia posizione da quello che ho detto fino ad ora. Diciamo che i titoli storici sono una cosa che è nata nel tempo. Sicuramente i giovani agricoltori non usufruiscono dei titoli storici, ma il mondo agricolo non dobbiamo, soprattutto in una gestione di politica agricola comune, non dobbiamo valutarlo solamente per gli under 40, over 40, over 60 o under 50, dobbiamo valutarlo come sistema agricolo italiano in generale. Se, anche come nel caso degli ecoschemi, se noi togliamo l'impianto dei titoli storici da un anno ad un altro, sballando totalmente un business plan di un'azienda, giusto, sbagliato, diciamo, ottimistico, pessimistico, come vogliamo definirlo, sballando totalmente i ricavi di quell'azienda con politiche troppo aggressive, secondo me andiamo a distruggere dei comparti. Io poco fa ho sentito nominare il riso, ho sentito nominare i cereali, ho sentito nominare gli allevamenti. Se noi a queste aziende non diamo il tempo di adattarsi a questo tipo di cambiamenti come quello della convergenza, secondo me effettivamente facciamo un danno al sistema agricolo italiano. Poi, per carità, se mi chiedete, da giovane imprenditore, vorresti una perequazione della tua azienda rispetto a chi ha i titoli storici, Sarei sicuramente disonesto a dire no, perché effettivamente la perequazione è democratica generale nei contributi pubblici, è democratica e generale. Però effettivamente richiediamo attenzione e gradualità nell'attuazione delle politiche, perché un cambio così importante, l'agricoltura è pronta a farlo, ce lo aspettiamo da tempo, ma non possiamo scaricare il peso di questo cambio totalmente sulle aziende agricole italiane, perché se no rischiamo di favorire, se mi permetto di dire, favorire una PAC per i consumatori e non per gli agricoltori. Grazie, dottor Damiano. Bene, ci sarebbero moltissime cose da dire a questo riguardo, non ho particolare richiesta di intervento, non so se da parte di 3 relatori c'è qualche richiesta di replica, in caso contrario, visto che siamo in ritardo, io cederei immediatamente la moderazione a Federica Luoni per la terza e ultima parte di questo incontro di oggi, che sarà invece dedicato alle proposte delle organizzazioni, dell'associazione membri di Cambiamo Agricoltura in merito ai contenuti dei futuri ecoschemi. Ringrazio ancora Francesco Mastrandrea, Alex Vantini e Stefano Francia per essere stati con noi questa mattina. Spero di avere presto occasione di rincontrarli a tavoli allargati di portatori di interesse, che devo dire è la cosa che fino ad oggi abbiamo sentito fortemente la mancanza di fronte a una riforma così importante come la riforma della PAC. Grazie Damiano, grazie davvero anche a nome mio a tutti i relatori che si sono alternati in questa ricchissima mattina. Sicuramente siamo un po' in ritardo, ma credo che ne sia valsa la pena per tutti gli interventi qualificati che si sono succeduti oggi. Non mi dilungo troppo nelle premesse, molte delle cose le ha già dette sia Damiano che Franco sulla nostra impostazione sugli ecoschemi. Mi permetto solo di dire che secondo la coalizione Cambiamo Agricoltura è urgente, questa riforma è urgente perché non abbiamo poi così tanto tempo, quindi era proprio il momento e
punto decisivo in cui attuare queste riforme. Ricordo che i target, le strategie Fanto Forte Biodiversità sono fissati del Green Deal europeo al 2030, questa riforma ci porterà al 2027 e quindi, come dire, se non ci attiviamo adesso per il raggiungimento di questi target, un altro obiettivo dell'Unione sarà fallito e i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità ci dicono questi indici che non abbiamo veramente più tempo da perdere, così come l'uscita dai titoli storici che vi ricordo che sono tre riforme PAC che l'Europa ci chiede insistentemente. La coalizione Cambiamo Agricoltura sta lavorando da alcuni mesi su delle proposte anche tecniche e fattive per gli ecoschemi, così come per tutta l'architettura verde della PAC, per poterci sedere a un tavolo con, come diceva anche Alessandro Monteleone, con dei documenti su cui discutere e come base di partenza. La nostra base di partenza è sicuramente il documento di Agroecology Europe, ma stiamo facendo poi dei passi avanti anche proprio per scrivere delle proposte più concrete da discutere con tutti gli stakeholder in momenti di confronto come questo. Sicuramente gli agricoltori devono essere protagonisti e saranno protagonisti di questa PAC, lo saranno però e lo devono essere anche i consumatori che sono coloro che fanno il mercato, e quindi come coalizione Cambiamo Agricoltura e come associazione anche in altre coalizioni spingiamo sicuramente anche molto per la consapevolezza e l'impegno dei consumatori in questo senso, e siamo anche orgogliosi di avere un'associazione di consumatori all'interno della nostra coalizione perché è proprio da lì che si deve anche partire per fare questo cambiamento. Ed è per questo che, come in questo momento in cui brevemente le associazioni della coalizione faranno in questa mezz'ora che ci è rimasta una brevissima carrellata di 3 minuti ognuno, di spunti su quelle che sono veramente delle nostre idee puntuali, su cui poi speriamo di trovare approfondimento, momenti di approfondimento, le nostre idee sugli ecoschemi. Lascio per primo la parola a Gianfranco Laccone di IACU. Gianfranco, ci sei? Perfetto. E, per un suo primo, come dire, spunto su il ruolo che questa PAC, gli ecoschemi, ma tutta la PAC devono avere nei confronti anche del mondo dei consumatori. Gianfranco, a te i tuoi primi 3 minuti. Sì, non mi vedo, ci sono in video. Buongiorno, sì, a tutti. Ci si vede benissimo. Ah, grazie. Si sente anche. Allora, ti ringrazio molto. Dunque, io metto subito i piedi nel piatto, come si usa dire, e parto da una cosa che sembra che apparentemente non c'entri niente né con gli ecoschemi né con le politiche dei consumatori. La morte di Kamara Fatamandi, il lavoratore mariano ucciso dal caldo e dalla fatica nella raccolta dei campi. Allora, in questa vicenda sono racchiusi tutti quegli argomenti per cui presso l'ONU è stato creato l'Agenda 2030 per la lotta al cambiamento climatico, e si tratta di tutte quelle clausole sociali di cui si tiene poco conto nella PAC, anche quando si fanno gli investimenti. Clausole che i nostri governi hanno sottoscritto con impegni, obiettivi, indicatori per misurare. Allora, io partirò da questo aspetto per dire che una cosa che sembra non c'entri niente con gli ecoschemi è fondamentale, perché noi chiederemo come consumatori che i produttori europei firmino un impegno esplicito contro il lavoro nero, la cui eventuale presenza in azienda porti alla perdita del finanziamento. E non ne parlo solo per motivi etici, stiamo parlando delle persone che si inginocchiano durante la partita di calcio, ma perché si tratta di un agente economico che favorisce il cambiamento climatico, che impedisce la trasformazione dell'agricoltura in ecosostenibile. Questo non lo devo spiegare, l'Agenda 2030 lo spiega ampiamente. E se noi aderiamo a questa idea per i nostri ecoschemi, dovremmo poter imporre anche questo aspetto delle clausole sociali, che è importante. Perché? E in questo arriviamo all'aspetto dei consumatori. Allora, l'economia circolare per i consumatori vuol dire creare delle regole che chiudono il cerchio, no? Abbiamo l'ambiente, il cibo, le persone e quindi una salute collettiva e individuale. Allora, diciamo che l'obiettivo prioritario è mangiare cibo locale e prodotti freschi.
cibo locale, che dovrebbe essere un superamento dell'esigenza del produttore di tiro il chilometro zero. Siamo un passo più avanti. L'alimentazione dovrebbe essere quindi sostenibile, circolare. Allora, in questa circolarità, che non è soltanto girare la fine dello sviluppo lineare dal produttore al consumatore e farla ritornare all'origine, la circolarità del consumo fuori dall'azienda produttrice, no? Quindi diminuire il raggio di vendita dei prodotti, diminuire la durata nel tempo di conservazione dei prodotti, si deve unire alla circolarità dei rifiuti. Parliamo di umidi, ma parliamo anche di tutti gli imballaggi, che significa soprattutto plastica, e qui non mi dilungo sugli effetti della plastica. Parlo anche di una definizione, che non è solo una definizione, ma è un aspetto importante. Allora, noi parliamo di rifiuti, noi dovremmo parlare di materie seconde, non di rifiuti. Perché le materie seconde sono un bene, che ha un valore intrinseco, che è nelle mani dei consumatori. E gli agricoltori sono dei consumatori, come gli altri. Le tonnellate di plastica che stanno abbandonate nelle campagne, nella maggior parte dei casi, non in tutti, sono dei prodotti che tutti noi acquirenti, io quando compro le zucchine al supermercato, l'agricoltore quando compra un litro di pesticidi, di antiparassitari da mettere, compra un imballaggio insieme al prodotto. Questo imballaggio è un bene, vale qualcosa, quindi ha un suo prezzo sul mercato. Noi invece paghiamo un costo due volte, il primo quando lo compriamo e il secondo quando paghiamo la tassa per i rifiuti per poterlo smaltire. Questo è illogico, è fuori. E allora arrivo rapidamente alla fine. Gli ecoschemi dovrebbero premiare i comportamenti circolari e le repliche applicate ai diversi prodotti in azienda, non come ora indipendentemente da tutto il resto, ma capire la sinergia e mettere in evidenza che i costi nascosti che ci sono nelle produzioni. In questa maniera si capirebbe che una dieta a base animale, di proteine animali, è molto più costosa di una dieta a proteine vegetali, che l'uso dell'energia fossile, sia essa utilizzata direttamente per le produzioni o indirettamente inclusa nei prodotti che noi compriamo per poter produrre, è un qualcosa che inquina l'ambiente. Poi, arrivata alla fine, con tutto questo aspetto, noi dobbiamo capire come le tecnologie già esistono. I consumatori chiedono prodotti di ottima qualità a prezzo basso. Questa non è un'utopia, questo è un dato reale, un obiettivo perseguibile con le tecniche già a disposizione. Barberi l'ha spiegato. Infine, gli studiosi lo sanno e noi lo sappiamo. L'alimentazione è salute quanto l'ambiente è sano. I terreni coltivati sono fertili e ricchi di humus quando le piante e gli animali vengono coltivate o allevati con tecniche dolci. Noi siamo animali come i maiali e i polli. Non siamo nati per essere messi in gabbia. Né noi, né i maiali, né i polli. E ho finito. Vi ringrazio. Grazie Gianfranco per averci dato come dire, l'inquadramento e la filosofia su cui gli ecoschemi si devono basare. Importante secondo noi è che gli ecoschemi, così come tutta l'architettura verde della PAC, ma non solo, debba essere inserita all'interno di una strategia che deve essere globale, ed è per questo che insistiamo molto sul tavolo di partenariato. Una strategia che deve guardare oltre la PAC. Ricordiamo anche l'importanza a livello economico che avrà il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina all'agricoltura una somma ingente, e che però destina questa somma non certo al miglioramento ambientale e alla trasformazione agroecologica dell'agricoltura, ma ha privilegiato purtroppo un approccio tecnicistico a nostro avviso, quindi un approccio verso l'agricoltura di precisione. Quindi a nostro avviso deve essere importante che proprio all'interno di una strategia la PAC vada a compensare questa mancanza di attenzione all'interno del PNRR verso la transizione agroecologica, e che quindi soprattutto gli ecoschemi siano davvero indirizzati al perseguimento di quelli dei quattro obiettivi ambientali di benessere animale che la Commissione ha indicato. Un'emergenza ambientale, lo ha ricordato in qualche modo anche sia Damiano sia il dottor Massari della Regione Lombardia, è sicuramente l'emergenza zootecnica, soprattutto in alcune regioni italiane, che non possiamo non ricordare come
danni ambientali in questi anni, sicuramente anche con un impegno degli agricoltori, ma che evidentemente non è stato sufficiente. Se guardiamo la mappa dei suoli, vediamo un impervorimento dell'area più produttiva italiana, che era quella della pianura padana. Se guardiamo i tassi di inquinamento dell'area, giusto l'altro, due settimane fa, la Commissione europea ci ha ricordato che Cremona è una delle città più inquinate d'Europa. E proprio per questo, come Cambiamo Agricoltura, pensiamo che sia importante dedicare una parte degli ecoschemi anche al risolvere queste emergenze, legando sia all'efficientamento mangimistico che al benessere animale. Per questo do subito la parola a Damiano Simine, che sappiamo che poi ci deve purtroppo lasciare, una sua presentazione breve sull'ecoschema proprio dedicato alla zootecnia. A te, Damiano, i tuoi 3 minuti. Sì, l'ecoschema che proponiamo sulla zootecnia è un ecoschema che si chiama autosufficienza alimentare per il bestiame e circolarità dei nutrienti, cioè tenere insieme questo aspetto, cioè che ci deve essere una capacità del territorio di produrre la base alimentare da cui deriva la produzione anche zootecnica, e allo stesso tempo di riassorbire quelli che sono gli impatti in termini di emissioni legati per esempio ai liquami zootecnici, che rappresentano sicuramente una delle emergenze ambientali assolutamente prioritaria per l'Italia, soprattutto per la pianura padana e ancora di più per la Lombardia, dove si concentra metà del patrimonio suinicolo nazionale e un terzo di tutto quello bovino, quindi una regione in cui si concentrano le contraddizioni di questa zootecnia così intensiva, ma così concentrata in termini di capi. Cioè, noi diciamo semplicemente che non è più accettabile che per il Made in Italy agroalimentare italiano noi vendiamo in giro per il mondo prodotti Made in Italy, in cui se poi però andiamo a vedere l'origine dei mangimi e dei foraggi che vengono somministrati agli animali allevati in Italia, ci accorgiamo che la quasi totalità della base proteica, cioè della soia, è di importazione, peraltro di importazione in gran parte dal continente sudamericano, quindi con una responsabilità anche sugli usi del suolo e sulla deforestazione di quel continente, e ormai anche oltre il 50% del mais viene da importazioni, in questo caso dall'Europa dell'Est, quindi con una responsabilità anche sul degrado di suoli molto ricchi di sostanza organica che vengono trasformati in coltivazione per rifornire la zootecnia italiana. Noi diciamo che un Made in Italy agroalimentare italiano è credibile se è in grado di autosostenersi e anche di autogestire i propri carichi in termini di sovraccarico di nutrienti, di ammoniaca e di emissioni climalteranti. Non dimentichiamoci che dalla pianura padana proviene quasi l'80% delle emissioni climalteranti del settore agricolo nazionale, quindi diciamo è un peso rilevante per la nostra agricoltura. Noi chiediamo sostanzialmente che le aziende agricole che vengano premiate in qualche modo con un ecoschema sull'autosufficienza alimentare siano in grado di dimostrare di poter autoprodurre almeno l'80% dell'alimento per il proprio bestiame, in termini sia di apporti energetici che di proteine, o di poterlo produrre rifornendosi da un territorio limitrofo, diciamo nel raggio di circa 30 km, che poi è lo stesso territorio che può ricevere liquami ragionevolmente, perché non è credibile di inviare liquami in giro per l'Italia. E diciamo anche di aumentare questo premio nel momento in cui siamo in grado, l'azienda agricola è in grado di dimostrare che attraverso il pascolo, piuttosto che il ricorso a fieno o a prati polifiti, sia in grado di soddisfare almeno il 50% del fabbisogno alimentare degli animali, perché anche il fieno, il pascolo sono delle risorse che vanno fortemente sostenute per il loro ruolo, soprattutto quando parliamo di carbon farming e quindi di miglioramento della sostanza organica dei suoli e di riduzione dell'impatto in termini di emissioni climalteranti. Quindi questa è un po' la misura che noi proponiamo, una zootecnia tendente all'autosufficienza per quanto riguarda l'alimentare, quindi che non esporta in paesi terzi i propri impatti da un punto di vista delle emissioni climalteranti e che è in grado di assicurare una circolarità dei nutrienti e non la situazione
come quella attuale, per esempio della Lombardia, in cui ci sono ben 160 comuni della pianura padana, lo sa bene Massari, che solo con il carico zootecnico sono già fuori dalla direttiva nitrati. Grazie Damiano, anche per essere stato direi nei tempi, è sicuramente come diciamo assolutamente importante riequilibrare il sistema zootecnico anche per garantire la competitività reale e alle aziende, nonché un cibo sano e ai consumatori. Tema zootecnico che non può prescindere anche dal tema del benessere animale, che è, ricordiamo, non un tema a sé, ma spesso molto legato anche ai temi ambientali e ai temi della salute. Per cui chiedo a Franco Legnini di Pronatura, che ha lavorato anche con i colleghi di Compassion in World Farming, altro membro della coalizione. Ricordo che noi siamo una coalizione che rappresenta 80 associazioni, enti, aziende in tutta Italia, e con un tavolo di regia che racchiude 14 associazioni rappresentate anche a livello europeo. Franco, a te la parola per i tuoi 3 minuti per presentarci la nostra proposta, una parte insomma delle nostre proposte per quanto riguarda il benessere animale. Sì, grazie a tutti. La proposta in questione, come ricordava Federica, è fatta da Compassion in World Farming. La questione riguarda il benessere animale, che come tutti sappiamo non è una questione etica di sensibilità verso gli animali, che dobbiamo riconoscere a prescindere a tutti gli agricoltori, a tutti gli allevatori. È una questione che è strettamente legata alle questioni di difesa del clima e della biodiversità, perché le condizioni di vita degli animali all'interno dell'azienda sono legate alla disponibilità di spazi, all'accesso alle fonti alimentari, al rispetto delle condizioni etologiche di sviluppo degli animali, e questo, tutto questo, ha un impatto anche sulla tipologia dell'azienda, quindi all'impatto energetico, clima alteranti, e l'impatto sull'agroecosistema, difesa della biodiversità. Nello specifico, la proposta che viene avanzata è quella di interventi per il benessere animale su più livelli di ambizione. In particolare viene proposta un ecoschema che premi misure come il pascolamento e l'eliminazione delle gabbie, che premi la disponibilità di spazi, in particolare per i suini, a dimensioni superiori a quelle che sono in feri nelle linee guida del Ministero della Salute, quindi maggiori a 1,30 metri quadrati per i suini fino a 170 e oltre maggiori a 1,60 metri. Queste proposte sono collegate anche a un'ipotesi di premio per il pescolamento che interessi almeno 120 giorni all'anno. La ratio che c'è dietro a questa proposta è naturalmente legata al nostro modo di vedere, che non è semplificabile in 2 minuti, di quale sia la crisi del sistema agricolo a fronte di un sistema di prezzi che è costantemente eroso. Il nostro sistema non può che contare su un miglioramento delle condizioni di vita degli animali allevati, perché questa è necessariamente la condizione attraverso cui i nostri prodotti di qualità vengano veramente riconosciuti come tali. Quindi a fronte della crisi che della crisi reale del sistema agricolo, che sarebbe bene ricordare anche per quanto riguarda il settore zootecnico, crisi sanitaria, il rischio dell'anno scorso legato all'ultimo ceppo di peste suina africana, alle varie forme di influenza aviaria che mettono a rischio anche la salute dell'uomo. Tutto questo non può essere affrontato se non un ripensamento profondo.
Naturalmente ripensare al sistema agricolo di allevamento in toto non è possibile adesso, bisogna dare dei segnali e questo è il senso e lo scopo della proposta che viene fatta dalla coalizione. Chiedo scusa. No, grazie Franco, perfetto anche nei tempi. Chiaramente tutte le nostre proposte hanno una base tecnica e sicuramente una base anche delle motivazioni che ci hanno spinto e che noi riporteremo nel documento che stiamo preparando e si rifanno anche alle, sia agli obiettivi delle strategie Farm to Fork e biodiversità, sia anche alle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato all'Italia per la redazione del proprio piano strategico nazionale. Come ha ricordato Franco, un'attenzione estrema anche per gli aspetti ambientali e della biodiversità, i paesaggistici, e la coalizione Cambiamo Agricoltura sta lavorando molto su questo e ha lavorato, a dispetto di quello che ha detto all'inizio il professor Frascarelli, mi permetto di correggerlo, sappiamo bene qual è l'importanza della condizionalità rispetto a questo e soprattutto della condizionalità per quanto riguarda le aree ambientali e mantenimento degli elementi naturali formi del paesaggio agricolo. Noi abbiamo chiesto assieme alle associazioni europee che questo limite fosse fissato così come richiesto dagli studi scientifici e dalla strategia biodiversità al 10% per tutti per tutto il paesaggio agricolo. Purtroppo la condizionalità invece lo fissa al solo 4% soltanto per i seminativi, escludendo alcuni le aziende inferiori a 10 ettari e alcuni seminativi come il riso, che sappiamo che in Italia ormai le risaie hanno una valenza ambientale assolutamente purtroppo scarsa. Tanto che le Piemonte e Lombardia hanno delle misure ad hoc dei PSR per cercare di ripristinare tale valenza ambientale. Ed è per questo che riteniamo fondamentale che all'interno degli ecoschemi, così come anche proposto la Commissione stessa, si riporti e si incentivi il ritorno e il mantenimento degli elementi naturali formi del paesaggio che costituiscono la base per mantenere intatta la rete dei servizi agroecosistemici. Per questo lascio la parola a Giuseppe Rabotti dell'Associazione Italiana Architetti Pianificatori e Paesaggisti, che ringrazio, sono gli ultimi a essere entrati nella coalizione, nel nostro tavolo di coordinamento, ma siamo veramente contenti del loro ingresso perché sicuramente ci hanno dato e ci daranno in un documento che presenteranno in un nostro webinar il 15 luglio tanti elementi anche di riflessione e per giungere a delle proposte concrete. Giusy, a te la parola per i tuoi 3 minuti. Grazie di aver ospitato l'AIAP, che è l'Associazione appunto degli Architetti del Paesaggio Italiano. E, dunque, noi ci occupiamo di paesaggio. Il paesaggio è un bene determinante, soprattutto il paesaggio rurale italiano, è un bene non delocalizzabile ed è essenziale per lo sviluppo del territorio e per la tutela di tutte le attività che vi si svolgono, quindi ha un ruolo che va oltre l'aspetto puramente agricolo e come si dice, proprio in virtù dell'elevato valore estetico del paesaggio rurale italiano, che è riconosciuto come modello di sviluppo sostenibile sia dalla FAO che dalla Convenzione europea per la biodiversità, è riconosciuto appunto come per il suo elevato valore estetico per la presenza di ecomosaici straordinari che sono ricchissimi, erano soprattutto in passato, diciamo, ma cercheremo di farlo anche per il futuro e speriamo che siano soprattutto i giovani agricoltori che si convertano a questo tipo di, come dire, di sviluppo sostenibilità, che è lo sviluppo per il futuro. Ha come componente essenziale la biodiversità e l'agrobiodiversità.
cosa che peraltro, per riallacciarmi a quanto ha detto Federica, non vediamo nel paesaggio delle risaie, nel paesaggio risicolo del nostro paese, dove c'è un'assoluta carenza sia di paesaggio che di biodiversità e di agrobiodiversità. Quindi il paesaggio ha un ruolo essenziale per la sostenibilità e per lo sviluppo sia ambientale, ma economico e anche socioculturale. Gli ecoschemi quindi sono una componente molto importante all'interno della PAC, a nostro modo di vedere, condividendo quanto Cambiamo Agricoltura ha fatto finora, per la manutenzione di questi importanti elementi del paesaggio agrario, che sono essenzialmente le siepi, i filari, le aree umide, le fasce boscate, i margini inerbiti, ma possiamo estendere, come dire, questo il ruolo importante degli ecoschemi per il, come dire, per il paesaggio anche ad altre, a moltissime altre pratiche culturali, alle rotazioni, eccetera, tutti moltissimi altri elementi che discuteremo ampiamente il 15 luglio e condivideremo appunto con voi in un modo più esaustivo il 15 luglio. Quindi io credo di avere detto poco, ma quello che mi premeva dire è sostanzialmente il fatto che questo approccio paesaggistico è un approccio sistemico, olistico, che tiene conto appunto di diversi aspetti, la biodiversità, l'agrobiodiversità, ma anche gli aspetti economici e socioculturali, perché il paesaggio può rappresentare insieme a questi elementi un importante motore di sviluppo economico del territorio e di tutte le attività che all'interno dei vari territori si svolgono. Grazie mille Giusy, anche per aver ricordato proprio l'importanza di un approccio olistico, e per questo sappiamo che gli ecoschemi hanno una valenza annuale per singoli agricoltori, ma ci piace sottolineare come coalizione spingiamo fortemente invece anche per un approccio collettivo così come è stato purtroppo poco all'interno della PAC attuale, e speriamo sia maggiormente invece sostenuto in futuro per tutte, ad esempio quello che è stato per la misura 16, l'approccio leader, importante nella futura PAC, perché proprio agendo a livello di distretto e di biodistretto soprattutto possiamo avere un'efficacia maggiore degli interventi che andiamo a proporre. Come diceva Giusy, Cambiamo Agricoltura propone all'interno degli ecoschemi quindi il superamento della condizionalità attraverso il mantenimento, un supporto al mantenimento degli elementi naturali formi del paesaggio in misura crescente, diciamo con percentuali man mano crescenti rispetto al 4% proposto, stiamo facendo anche un focus su un aspetto, voglio dire, peculiare della biodiversità e un servizio ecosistemico indispensabile per l'agricoltura, che è quello fornito dagli impollinatori, già ricordato da Cia nel suo intervento, e per questo lascio a Franco Ferrone di WWF un approfondimento proprio su questo aspetto. Prima di passare la parola a Franco, ricordo che alla fine del nostro breve giro di interventi lasceremo una replica, un commento anche ai relatori che si sono susseguiti durante la mattina, se hanno magari qualche spunto, qualche commento rispetto alle nostre proposte. A te Franco per i tuoi 3 minuti. E grazie Federica. Come hai detto, la coalizione Cambiamo Agricoltura ritiene prioritario definire un ecoschema per la conservazione degli insetti impollinatori. Ricordo essere questo uno dei target indicati dalle strategie europee Biodiversità 2030 e Farm to Fork. L'Unione Europea ha già dal 2018 definita una iniziativa specifica a tutela degli impollinatori, ma la Corte dei Conti prima e la stessa Commissione anche di recente ha evidenziato
il fatto che gli investimenti e gli interventi realizzati nell'ultimo periodo di programmazione sono stati assolutamente non soddisfacenti e non efficaci per la tutela di questo importante gruppo di animali, essenzialmente insetti per l'Europa, che rappresentano una componente importante della biodiversità e garantiscono un servizio ecosistemico che è quello dell'impollinazione, che è fondamentale per la stessa agricoltura. Noi abbiamo immaginato, passando anche attraverso un confronto con le associazioni di apicoltori che sappiamo stanno lavorando e hanno proposto anche in un confronto con gli uffici del CREA un'ipotesi di ecoschema che si basa essenzialmente su due obiettivi fondamentali. Il primo è incrementare la disponibilità alimentare per gli insetti impollinatori. Abbiamo visto benissimo questa stagione cosa è successo per effetto dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo bisogno di aumentare le superfici destinate ai fiori melliferi, a piante mellifere che possano garantire per un periodo sufficientemente lungo una disponibilità di cibo, ma accanto a questo obiettivo un altro è secondo noi fondamentale ed è quello della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari. Per questo sarà fondamentale l'ecoschema che punta a incrementare l'agricoltura biologica, ma di questo parlerà subito dopo di me Maria Grazia Mammuccini. Quello che noi diciamo è che un ecoschema, cioè la premialità dell'ecoschema, deve da una parte premiare gli agricoltori per le superfici che dedicheranno alla semina delle piante mellifere, ma dall'altra in contemporanea anche le buone pratiche che riducono l'impatto dei pesticidi sugli impollinatori, e ne cito solo due. Uno è comunque il divieto del diserbo chimico anche per chi non pratica l'agricoltura biologica, ma ad esempio decide l'opzione dell'agricoltura integrata, e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari dopo il tramonto. Sappiamo che su questo ci sono perplessità legate alla facilità della verifica e dei controlli, ma ricordo che lo stesso problema lo avremo con il nuovo piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che stabiliscono comunque un pacchetto di regole, e speriamo che possa vedere presto la luce, perché la definizione di un ecoschema sugli impollinatori è strettamente legato anche al nuovo assetto, alla nuova struttura del PAN pesticidi, proprio per le sinergie che abbiamo auspicato oggi. Chiaramente siamo dell'idea che con questi interventi debbano essere premiati gli agricoltori più virtuosi che decidono di impegnarsi maggiormente a tutela degli impollinatori. Grazie Franco. Ricordiamo che Cambiamo Agricoltura crede fortemente che l'agricoltura integrata non dovrebbe rientrare nei sistemi degli ecoschemi, dovrebbe essere mantenuta sul secondo pilastro, proprio perché non ha mostrato in questi anni purtroppo un'ambizione ambientale sufficiente. E mentre gli ecoschemi dovrebbero premiare veramente le pratiche più avanzate, quindi all'interno di una strategia riteniamo comprensiva, in cui il secondo pilastro sicuramente gioca un ruolo fondamentale, lì può trovare la sua applicazione. Biodiversità non è soltanto biodiversità selvatica, ma è anche biodiversità in termini culturali. Ricordo che nella coalizione è presente anche Slow Food, che di questo ha fatto la sua bandiera, ma oggi di questo ci parlerà un altro membro della coalizione, che è Giuseppe De Santis, che è rappresentante di Rete Semirurali, che lavora da anni proprio sul tema della biodiversità e l'adattamento proprio delle sementi rispetto alle sfide ambientali. A te Giuseppe per i tuoi 3 minuti. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questo interessantissimo
processo, mi viene da dire, lo dico senza retorica. Allora sì, noi come rete semiruriali raduniamo molte associazioni che si occupano di biodiversità agricola, quindi di biodiversità in campo, nell'attesa di poter, quando il tavolo sarà aperto e operativo, proporre delle schede puntuali sulle nostre proposte. In questa sede mi limito a citare i titoli. Per quanto riguarda la nostra proposta, io partirei innanzitutto dalla strada aperta dal nuovo regolamento bio per quanto riguarda l'utilizzo di materiale eterogeneo. Dal nostro punto di vista e per il mondo del biologico, questo rappresenta una rivoluzione. Si rompe lo schema per cui l'utilizzo delle risorse genetiche agricole procedesse verso una continua ricerca di uniformità. Il regolamento riconosce questa opportunità. Noi vorremmo che lo sforzo collettivo degli agricoltori che lavorano per la diversità, che ricordo è la prima strategia di adattamento al cambiamento climatico in agricoltura, possa essere riconosciuto con una premialità. Quindi, rimanendo nel tema EcoScheme, riteniamo che questo possa essere uno strumento assolutamente valutabile in termini quantitativi e anche in termini qualitativi per quanto riguarda l'impatto. Riteniamo che altresì la diversificazione dei sistemi agricoli a partire dal seme possa essere un'opportunità economica soprattutto per tutta quella marginalità di agricoltura che forse non viene considerata adesso in maniera preminente da parte della PAC, ma pensiamo che possa essere proprio uno strumento di sviluppo per le aree interne. Per quanto ci riguarda, questa diversità in campo viene gestita a livello collettivo e qui accenno solo al fatto, mi sposto sul secondo pilastro perché diciamo che il carattere collettivo si manifesta meglio o viene sostenuto meglio su quello strumento lì. Crediamo che riguardando quello che è successo soprattutto sulle misure 10, la gestione dinamica di questa diversità possa essere meglio valorizzata a scala collettiva e quindi in situ, dentro esperienze come possono essere le case delle sementi, e anche questa cosa qua auspichiamo che venga, questa diversità di pratiche possa essere riconosciuta all'interno del processo di riforma della PAC, di proposta della PAC. Chiudo nei tempi che mi erano stati concessi, anch'io citando e rimanendo sul secondo pilastro, la questione della divulgazione in agricoltura. Non basta semplicemente trasferire competenze, occorre creare attitudini diverse nei tecnici. Registriamo un certo fallimento delle esperienze dei gruppi operativi, delle misure 16 e anche della misura 1 per quanto riguarda il trasferimento dell'innovazione, non della modernizzazione dell'agricoltura. Quindi auspichiamo che vengano riconosciute competenze o vengano accresciute competenze che guardano più l'attitudine alla facilitazione dei processi, come quella dell'innovation broker, che a livello europeo ci sono e che purtroppo dentro un meccanismo un po', farraginoso e antico, in Italia non esistono o non possono essere in qualche maniera sostenute. Grazie ancora per questa possibilità. Grazie Giuseppe, ricordo che sappiamo che sia per i tempi, i temi in discussione sono veramente tantissimi. Oggi ci siamo focalizzati sulla discussione sugli ecoschemi, stiamo cercando di organizzare già per il mese di luglio un evento su tutta l'architettura verde della PAC in cui davvero rinvitare tutti voi per discutere e cercare di portare avanti gli spunti che vi stiamo dando oggi in maniera veramente come un elenco puntato delle nostre idee che speriamo di avere tempo di approfondire sia nei tavoli ministeriali sia in altre occasioni come questa.
Abbiamo parlato a lungo delle nostre proposte e ne abbiamo fatte tante e vi siete accorti che ne manca una, quella che noi come coalizione abbiamo portato avanti fin dall'inizio, che è quella sul un ecoschema per il mantenimento dell'agricoltura biologica. L'abbiamo lasciata alla fine, ringrazio Maria Grazia per la pazienza di aver aspettato di essere stata per ultima, ma perché riteniamo proprio che questa sia la misura chiave per gli ecoschemi, perché ad oggi l'agricoltura biologica rappresenta il livello più avanzato di agroecologia in Italia e che sia già un, lo dirà poi bene Maria Grazia, uno strumento ad oggi in uso e che quindi risponde a quegli elementi di efficienza e di efficacia ricordati all'inizio sia da Franco sia dal professor Frascarelli. Il problema nell'attuale programmazione è stato che facendo i cosiddetti conti della serva, alla fine l'agricoltura biologica era il metodo di agricoltura che riceveva meno fondi dalla PAC, proprio perché non poteva, si è visto precludere l'accesso ad altri interventi, e quindi uno delle nostre postille a tutti gli interventi precedenti è che saranno tutti interventi che proporremo, tutti interventi che saranno accessibili e migliorativi anche per gli agricoltori biologici, così che potranno davvero anche loro accedere a tutti gli ecoschemi in modo da incrementare, far sì che sia l'agricoltura biologica l'agricoltura che possa ricevere uno dei maggiori vantaggi anche in termini di competitività economica su questo strumento. Ricordando a tutti che dopo l'intervento di Maria Grazia, che sarà l'ultimo per la coalizione, lasceremo negli ultimi 5 minuti a tutti chi vuole un breve commento prima delle conclusioni. Lascio la parola a Maria Grazia, che ringrazio. Grazie. Eccoci, ti sentiamo adesso. Non riesco ad attivare il video, ma probabilmente lo farà direttamente Silverbeck, perché chiediamo alla regia di perfetto. Anche... No, grazie, naturalmente cercherò di essere più veloce possibile, anche se mi prendo un minuto in più dal punto di vista biologico per un paio di commenti di ordine generale che ritengo importanti. Il primo, naturalmente, che anche se vogliamo essere ottimisti, come diceva il professor Frascarelli, però il risultato sugli ecoschemi ce lo saremmo aspettato più avanzato, anche perché se la Commissione ha stabilito il 25% nel 2018, ci aspettavamo una percentuale più avanzata per evidenti motivi che non dobbiamo spiegare, visto quello che è successo in questi anni. In realtà semmai è stato fatto un passo indietro rispetto al 25%, perché sapete che poi il 25% parte dal 2025, quindi alla fine, se si parte con una base del 20%, poi si arriva al 25%, il dato, tutto, la crisi climatica e le altre crisi collegate spingevano in avanti, invece la politica ha spinto indietro rispetto al 2018, e questo, come dire, è sempre un segno che va rimarcato. Naturalmente nel nostro piano strategico nazionale si può scegliere di più, e la coalizione fa bene a mantenere questo punto del 30%, e credo che tra l'altro appunto sia il punto più avanzato di discussione, visto anche veramente, io ho seguito tutti gli interventi fin dall'inizio, è stato un percorso molto molto utile. Allora, si può raccogliere comunque quello che diceva il professor Frascarelli, nonostante questa valutazione, perché gli ecoschemi possono essere una possibilità di ambizione ambientale, però se va giocata nel modo giusto. Noi condividiamo in pieno, AIAB non è stato possibile stamani essere presente, ma condividiamo l'intervento, l'approccio è quello non entry level, perché se no facciamo come il greening, e se spalmiamo gli ecoschemi su tutte le aziende è evidente che alla fine si mantiene lo status quo.
puntare a recuperare con gli ecoschemi quello che si perde con i titoli storici è un obiettivo che guarda all'indietro anche questo. È evidente che, come dire, i titoli erano un passaggio verso altri obiettivi rispetto a quella che è stata la riforma dell'aiuto disaccoppiato rispetto alla riforma del 2000, che in realtà non ci sono mai fatti passi in avanti. Quindi ecoschemi che puntino alla transizione agroecologica, come veniva illustrato benissimo dal professor Barberi, ecoschemi accessibili, diciamo, qui il punto su cui la coalizione sta lavorando molto bene è di indicare ecoschemi accessibili a tutti gli agricoltori, che possono fare passi avanti a tutti gli agricoltori, ma che producono risultati effettivi ed efficaci rispetto alla transizione agroecologica. È chiaro che questo è un punto dirimente. E ecoschemi anche collegati a sistemi di assistenza tecnica, formazione e innovazione, che è un punto fondamentale di integrazione tra primo e secondo pilastro. Allora, diciamo, l'approccio è quello che proponeva il professor Barberi, quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno di vedere degli ecoschemi che siano trasformativi. Il biologico risponde pienamente a questo obiettivo ed è, credo, uno degli ecoschemi fondamentali a cui bisogna guardare. Perché intanto, cioè, tiene insieme i due aspetti, efficacia e risultati ed efficienza e semplificazione. Tra l'altro la prima slide di Barberi era chiarissima, cioè c'è un sistema che va verso l'agroecologia dove si parte dalla precisione, l'integrato, il conservativo, biologico, che viene poco prima, diciamo, dell'agroecologia. Quindi è il sistema più avanzato verso l'agroecologia, ma io dico anche di più, c'è molto biologico che è già agroecologia, perché il biologico di sostituzione è una parte del biologico, ma c'è tanto biologico che guarda già all'agroecologia. Non solo, ma c'è il biodinamico, che è una punta ancora più avanzata rispetto al biologico, al di là delle polemiche strumentali purtroppo di questa fase, e che sono già pienamente all'interno dell'agroecologia. Ecco, per questo credo che la coalizione scegliere la strada di dare priorità al biologico e soprattutto che ci siano i premi maggiori per il biologico, non tanto per una scelta, diciamo, di campo, ma quanto perché proprio il legame con l'efficacia del sistema. E poi l'altro aspetto, naturalmente, dal punto di vista della semplificazione, è un sistema certificato a livello europeo, non ha bisogno di controlli aggiuntivi. La coalizione ha una proposta fin dall'inizio molto chiara: il mantenimento nel primo pilastro e la conversione nel secondo pilastro. È importante suddividere su due pilastri, perché gli obiettivi di crescita del bio nella Farm to Fork hanno bisogno di strumenti, che uno, il primo fra tutti, maggiori dotazioni di risorse finanziarie. Per questo il rischio è che poi non ci sia spazio sul secondo pilastro per quelle misure collettive a dimensione territoriale che invece portano un passo in avanti ulteriore verso l'agroecologia di sistema, di territorio, rispetto alla singola azienda, come veniva ben detto all'inizio. Per questo la conversione è coerente con il secondo pilastro per il legame con l'impegno quinquennale, con il legame con l'assistenza tecnica. Il mantenimento può stare all'interno del primo pilastro. Io vedo anche un'altra coerenza, e ho finito, dal punto di vista generale, che è quella del reddito. Perché il sistema del biologico ha già una valorizzazione anche dal punto di vista economico e porta un consolidamento del reddito dell'agricoltore. In questo senso, tra l'altro, se la legge sarà approvata in via definitiva, ad esempio lo stesso marchio del Made in Italy Bio è un elemento, insieme ai distretti biologici, che può rafforzare questi obiettivi. Ecco, è chiaro che ci sono altri ecoschemi importanti, che sono quelli che sono stati descritti, che sono stimoli effettivi per un cambiamento da parte degli agricoltori, e questo può essere uno stimolo ulteriore anche per fare dei passi avanti del biologico, perché questo è un obiettivo anche per il biologico. Ed è importante, ad esempio, io penso
a tutta una serie di proposte che sono state fatte, da quello per gli impollinatori alla questione dell'alimentazione animale, alla questione del materiale eterogeneo che è strategico per il biologico, possono essere appunto strumenti aperti anche per gli stessi agricoltori biologici per fare il percorso che sia un po' il contrario dell'altra volta, che il biologico possa fare ulteriori passi avanti rispetto ad altre pratiche che, sommando tante misure diverse, alla fine avevano un contributo maggiore e un risultato inferiore. Questo non in una logica di competizione, anzi di collaborazione con tutto il sistema agricolo, ma appunto partendo dall'efficacia dei risultati. E in questo momento, secondo noi, servono scelte chiare all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie mille davvero, Maria Grazia, che hai riassunto così bene tutti i punti, già avviandoci verso le conclusioni. Siamo già alle 13:23, quindi con l'obiettivo di chiudere alle 1:30, anche con mezzo ritardo, chiedo a chi è intervenuto nella prima parte della mattinata se ha un commento sulle nostre proposte. Purtroppo gli esponenti delle associazioni di categoria ci hanno dovuto lasciare, ma ci saranno sicuramente, spero, altri momenti di confronto, non solo organizzati da noi, ma speriamo di essere invitati a nostra volta da loro in un confronto davvero aperto e alla pari. Ho visto che il professor Barberi ha attivato il microfono e siamo contenti che ci dia la sua opinione sulle nostre proposte, e poi ho visto che anche Laura Pettiti del MITE ha alzato la mano. Lascio la parola al professor Barberi. Sì, grazie, cercherò di essere breve. Sono tutte proposte molto interessanti e direi in linea con il vero spirito degli ecoschemi nell'ottica della transizione agroecologica. Io credo che sia ormai chiaro, e anche se probabilmente al di fuori della coalizione questo messaggio deve essere ripetuto in maniera più forte e convinta, che il vero punto cruciale è la diversificazione dei sistemi agricoli a tutti i livelli, perché ormai sappiamo che questo porta a tutta una serie di servizi ecosistemici, ma porta anche al mantenimento e in alcuni casi all'incremento della produzione. E questo, siccome si parlava anche di cosiddetto income foregone, cioè remunerare gli agricoltori sulla base delle presunte perdite di reddito, ora può anche darsi che in determinate circostanze non ci siano perdite di reddito, ci può essere anche un incremento, per cui mi è piaciuta molto la proposta di Laura Pettiti di puntare invece sull'ottenimento dei servizi ecosistemici piuttosto che la perdita di reddito, anche se capisco che soprattutto per gli agricoltori un pochino più titubanti a intraprendere la transizione questo potrebbe essere un possibile deterrente, ma secondo me a questo riguardo è possibile sul secondo pilastro compensare almeno in parte, e se ne sta ragionando in altri paesi europei, i costi per sostenere delle assicurazioni contro il mancato reddito, e questo è un aspetto di cui in Francia, ma anche in altri paesi, si sta parlando, che è un qualcosa che esula dal contesto degli ecoschemi, ma potrebbe essere, se in parte supportato dalle misure della PAC, un modo per calmare un pochino le paure di quegli agricoltori che temono di fare il passo più lungo della gamba. Ecco. Un altro paio di cose molto veloci. Sono d'accordo sul fatto che non ci debba essere un entry level, non è questo il punto di partenza. Non ci dimentichiamo, e questo la Commissione europea lo dice molto chiaramente, che gli ecoschemi devono essere ambiziosi, devono andare oltre la condizionalità. Quindi questo è un aspetto molto importante, secondo me, da mettere in evidenza. Il problema potenziale che vedo è il fatto che gli ecoschemi sono inquadrati in un contesto annuale, e questo potrebbe limitare
in qualche modo la loro efficacia in un'ottica di transizione verso i sistemi. Però nella lunga lista dei potenziali ecoschemi ci sono anche i sistemi, no? Quindi abbiamo parlato di agricoltura biologica, abbiamo parlato di agroecologia, non abbiamo parlato, ma è anche un altro aspetto importante, l'agroforestazione con tutte le sue declinazioni e la valenza fondamentale per la conservazione del paesaggio e della biodiversità a livello del territorio. Un altro aspetto, secondo me, che non è stato messo chiaramente in evidenza, e capisco benissimo che non è facile affrontarlo, ma che potrebbe veramente portare a un miglioramenti notevoli, è favorire con determinate misure la riconnessione tra i sistemi senza allevamento e i sistemi con allevamento. Questo non necessariamente deve essere fatto o può essere fatto a livello della singola azienda, perché capisco benissimo le difficoltà, ma si può ragionare a livello territoriale, quindi mettendo insieme aziende con o senza allevamento in un sistema virtuoso che porta avanti non solo le singole aziende, ma anche tutto il territorio. Ultimissimo punto, tutti devono fare passi avanti, tutti dobbiamo fare passi avanti, anche le regioni nel senso di non limitarsi a un mero controllo burocratico dell'applicazione delle misure della PAC, come spesso è avvenuto in passato, ma cercare di capire, e quindi i loro dirigenti e vari tecnici devono cercare di capire qual è lo spirito della nuova PAC e degli ecoschemi, e quindi pur nelle possibili difficoltà che questo può comportare a livello del controllo, cercare di aprire la mente e andare veramente incontro alla transizione e ai tutti i vari attori. Grazie. Grazie professor Barbari, sicuramente l'agroforestazione è un altro tema molto importante, è uno dei temi che stiamo cercando di sviluppare anche noi della coalizione. Le proposte che stiamo sviluppando non si limitano a quelle che vi abbiamo elencato oggi, ma sicuramente stiamo ragionando anche su altro, e quindi magari potrebbe essere un motivo, magari la invitiamo anche un incontro tecnico con noi se è disponibile, proprio per ragionare anche su questo. Concordiamo anche noi sicuramente con le conclusioni a cui era giunta Laura Pettiti del MIT, a cui adesso lascio la parola, tra cui anche la questione di utilizzare gli ecoschemi e i pagamenti con gli ecoschemi sfruttando quella regola che permette il pagamento per i servizi ecosistemici. Si è detto molte volte che tutto deve essere semplice e che deve essere controllabile, ma questo non deve essere una spinta verso il basso, perché se noi adesso con i sistemi anche di remote sensing molto si può fare, molto più che in passato, dobbiamo anche cercare di osare e non soltanto di dire, di nasconderci dietro il fatto che non è controllabile, perché nel resto dell'Europa ci sono dei sistemi avanzati di controllo, dovremmo imparare a farlo, e quindi un po' spesso questa è una scusa, tra cui anche la difficoltà del calcolo dei servizi ecosistemici. Non dobbiamo utilizzare scuse, ma dobbiamo essere propositivi, perché l'urgenza ce lo chiede. Chiedo a Laura, scusami, sì, una brevità. No, ma è proprio solo concludere. Battuta. Grazie mille. Grazie Federica, ma è proprio solo una battuta, mi rendo conto che siamo oltre il termine massimo, ci sarebbero tante cose da dire a commento anche delle vostre proposte, ma ci saranno altre occasioni. No, volevo veramente ribadire la nostra posizione, ma mi sembra anche abbastanza condivisa, l'opportunità di utilizzare al meglio questi ecoschemi, non svegliamoli, è uno strumento importante, deve riuscire a far fare il salto, quindi sicuramente efficaci, sicuramente semplici, sicuramente aperti a tutti, ma devono premiare delle pratiche virtuose, misurabili, quantificabili, accompagnate da gli opportuni sistemi di assistenza tecnica, sono perfettamente d'accordo, però ecco, in alcune presentazioni della mattinata mi sembrava che si stesse un po' abbassando il livello. Secondo me è uno strumento potente, ma deve essere indirizzato appunto a
alle sfide, a poche sfide magari puntuali, ma sicuramente più di virtuose. L'altra cosa che mi premeva dire è sia collegata al discorso del pagamento dei servizi ecosistemici, anche il ragionamento che forse aveva messo sul tavolo pure Monteleone di provare a verificare impegni diversi per territori. Questo potrebbe essere il caso di Natura 2000, bisogna sedersi veramente a un tavolo e a un confronto concreto sulle questioni. E basta, il tema degli impollinatori e del biologico meriterebbe molto più spazio, ma insomma grazie perché è stata un'occasione comunque molto molto utile di sentire tante voci. Grazie a te Laura per essere rimasta fino alla fine, così come tutti gli altri relatori che sono rimasti fino adesso e anche tutti quelli che ci hanno ascoltato sui canali social, in questo caso Facebook, per essere rimasti fino adesso. Non mi dilungo in conclusioni perché tanto si è detto e sicuramente però vi invito alle prossime occasioni di confronto della coalizione Cambiamo Agricoltura, prima fra tutte il webinar organizzato con IAP il 15 luglio. Ai prossimi webinar che organizzeremo proprio sul tema dell'architettura verde e non da ultimo a un incontro che sarà proprio questo pomeriggio alle 16 organizzato dal quotidiano Domani in cui Franco Ferroni a nome della coalizione Cambiamo Agricoltura assieme rappresentanti di altre associazioni come ARI, Terra, Fridays for Future, Greenpeace interverranno a commento proprio della chiusura della chiusura del trilogo e quindi vi invito a seguirlo sempre sul nostro canale Facebook questo pomeriggio alle 6 proprio un commento politico alla chiusura del trilogo. Grazie a tutti, la coalizione Cambiamo Agricoltura non smetterà di chiedere una PAC ambiziosa a livello nazionale sul tavolo di partenariato, ad iniziare dagli ecoschemi, a seguire dallo sviluppo rurale, passando per tutte le regole della condizionalità e anche degli OCM, un altro tema molto importante che spero che prima o poi avremo modo di trattare con tutti voi. Grazie ancora, un buon pomeriggio e ai prossimi appuntamenti della coalizione. Grazie a tutti.